Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di oggi, lunedì 4 maggio. Intanto guardiamo insieme il programma del webinar della Qualiform della Scuola Etica Leonardo e dell'Associazione Nazionale Forense di Pescara. Oggi parleremo di finanze e condizionamenti internazionali insieme a Giorgio Pallini e Angelo Ciavarella. Mercoledì 6 maggio il professor Guarise concluderà il trittico con il governo dell'impresa e il processo decisionale. Venerdì 8 maggio avremo un luminare nel campo della sanificazione ambientale e della sicurezza, il professor Carlo Zamponi, che ci darà estremi chiarimenti sulle necessità evidenziate in questi giorni. Bene, oggi quindi parliamo di finanze e condizionamenti internazionali. Noi viviamo in un punto invisibile del pianeta Terra e pensiamo a volte di essere scevri da quello che succede in altre parti del mondo. In realtà non è così, e ogni giorno, il nostro malgrado, tutto quello che facciamo è influenzato da ciò che è successo, forse pochi giorni fa o addirittura solo pochi minuti fa in altre parti del globo. Abbiamo chiesto quindi a Giorgio Pallini, responsabile di gestione del portafoglio per il trust in Infinox Capital, e ad Angelo Ciavarella, professore all'Università di Greenwich, con sede a Londra, da dove ci parla, di farci fare a noi tutti un giro virtuale nel mondo per capire perché siamo arrivati a questa condizione economica e finanziaria e soprattutto per capire dove andremo nei prossimi anni e cosa ci aspetta. Per chi avesse difficoltà a seguirci con questo collegamento su Zoom, oggi questo incontro è dato in diretta su Facebook. Potete trovare Scuola Etica Leonardo, quindi al link Scuola Etica Leonardo su Facebook potete assistere in diretta a questa iniziativa. Bene, vedo già collegato il professor Angelo Ciavarella, che saluto, bentornato, grazie. È stato molto utile il suo intervento la settimana scorsa e noi l'accogliamo oggi con vero piacere e ringraziamo. Se Ciao, Giorgio grazie, Pallini buongiorno anche a è te, buongiorno a collegato, tutti. allora Giorgio, diamo subito la parola per iniziare questa dissertazione. Buon pomeriggio, buon ascolto a tutti. Eccoci qui, grazie Mauro, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti i partecipanti, anche a chi si sta collegando in questi ultimi minuti. Buon pomeriggio professor Ciavarella, grazie ancora per aver accolto questo invito, dopo direi l'enorme successo avuto nel precedente webinar. Oggi, Buonasera a te, come buonasera, grazie. eccoci, ben ritrovato. Oggi, come anticipato, cercheremo di fare il punto su quella che è l'andamento dei mercati azionari, soprattutto dell'economia a livello internazionale, quali potrebbero essere gli scenari globali da qui ai prossimi 10 anni, quindi prenderemo in considerazione il decennio fino al 2030, soprattutto dopo quelli che sono stati gli effetti di questo coronavirus o come potrebbe rimbalzare da questo, tra virgolette, tonfo che abbiamo avuto negli ultimi 2 mesi per quanto riguarda l'economia a livello globale. Abbiamo diviso questo intervento per punti, li vedete già qui evidenziati sul monitor. Cercheremo di fare un'ora di webinar molto interattivo con me e il professor Ciavarella, con Angelo, e chiaramente avrete a disposizione la chat qui al lato per inviarci tutte le vostre domande, curiosità e anche per sottolineare degli spunti che prenderemo via via in considerazione durante questo webinar. Per cui partiamo proprio facendo il punto su quelli che sono stati gli ultimi interventi da parte della BCE, della Banca Centrale Europea, proprio nelle ultime settimane, ovvero dopo quanto sta accadendo. Sappiamo che la situazione è abbastanza tumultuosa e la Banca Centrale si è detta già disposta a tutto per sostenere tutta l'economia europea durante la fase di recessione, soprattutto la numero uno, la nuova numero uno della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha preso il posto di Mario Draghi, ha confermato che l'Istituto di Francoforte, quindi la Banca Centrale, metterà sul tavolo tutti gli elementi necessari per contrastare una possibile ondata di recessione. Angelo Ciavarella tra poco ci illustrerà meglio quali sono anche gli effetti che potrebbero arrivare dalla manovra che appunto è stata aperta poche settimane fa. Gli strumenti li conosciamo, o meglio, adesso li impareremo a conoscere ancora un pochino,
meglio rispetto al passato, parliamo del quantitative easing e del recovery fund, che sono in via di adozione da tutti i paesi europei. Sono ancora intavolate diverse trattative tra i vari paesi, ma le novità, in sintesi, riguardano un po' l'abbassamento ulteriore da parte dei tassi sulle aste di liquidità di lunga durata, ovvero quelle che vengono chiamate TLTRO, e inoltre i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e anche marginale sui depositi presso la banca centrale, che restano invariati allo 0%, lo 0,25% e il meno 0,50% sui depositi notturni. E inoltre una serie di operazioni di rifinanziamento riguardanti l'emergenza pandemica, proprio per sostenere questa nuova condizione di liquidità nell'Eurozona. Anche le altre banche centrali hanno preso notevoli misure, come la Fed, la banca centrale americana, e anche la BOJI, quindi la banca giapponese. Il Consiglio, quindi, europeo, insieme alla banca centrale, stanno trovando un punto fermo, ovvero quello appena citato, fare di più, cercare di mettere insieme tutte le risorse a disposizione proprio per contrastare questa ondata di crisi pandemica, anche perché il PIL dell'Eurozona si è già contratto, è già arrivato a un meno 3,8% solamente in questo primo trimestre del 2020, poi i dati sono in aggiornamento, ma la prima stima parla proprio di una contrazione di quasi 4 punti percentuali, che tra l'altro è il risultato peggiore dal 1995, quindi di questi ultimi 25 anni. Addirittura le prime stime, da qui alla fine dell'anno, parlano di una decrescita tra meno 10 e meno 15 punti percentuali. Certamente una ripresa rapida nelle prossime settimane speriamo avrà luogo il prima possibile, dunque queste percentuali potrebbero essere un po' più contenute. Ecco Angelo, rispetto al recovery fund, al quantitative easing, quali possono essere anche altre misure da poter adottare, o comunque un primo punto, un primo scenario, un primo riferimento su queste nuove trattative? Allora, prima di tutto grazie per questa presentazione iniziale, dove già in qualche modo esplicitato in maniera abbastanza chiara le misure messe in atto a livello europeo. Ora io farei una distinzione abbastanza netta tra gli interventi previsti e già in atto da parte della Banca Centrale Europea a guida Lagarde, come sapete da novembre dello scorso anno, e quelli ha messi in atto dall'Europa, quindi la Commissione Europea, e quelli che ci dovranno, ai quali si sta lavorando e che dovrebbero essere messi in atto successivamente ed approvati, si spera, il 6 di maggio in occasione di una riunione della Commissione Europea a guida von der Leyen. Allora, andiamo la prima cosa più importante, che è la Banca Centrale Europea. Sapete che la Banca Centrale Europea dagli ultimi 4-5 anni ha messo in piano un quantitative easing. Che cosa vuol dire quantitative easing? Vuol dire che la Banca Centrale Europea compra bond emessi, quindi debito, obbligazioni emesse dagli stati membri per aiutarli nel mercato secondario a trovare dei compratori durante fasi di poca domanda per rischio del paese. Quindi, in sostanza, cosa vuol dire? È una operazione, tra le altre che ha fatto la Banca Centrale Europea, ma sicuramente la più importante, iniziata già con Draghi, nella sua famosa frase di fronte a una platea a Londra nel 2011, quando disse per l'appunto che era disposto a fare whatever it takes, cioè qualsiasi cosa per salvare l'euro, e poi aggiunse and believe me it will be enough, e aggiunse credetemi sarà sufficiente. Da allora la Banca Centrale Europea ha espanso il suo balance sheet di acquisto di obbligazioni, favorendo ovviamente in particolar modo gli stati del Mediterraneo e in particolare l'Italia, che ha il terzo debito mondiale a livello, appunto, e che si è spinto quest'anno circa l'anno scorso al 130% del debito rispetto al PIL. Quest'anno, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, dovrebbe arrivare addirittura al 155. Ora la Banca Centrale Europea quest'anno
dovrebbe comprare circa 210-220 miliardi di emissioni da parte del Tesoro italiano per un totale di 500 miliardi di rifinanziamento, il che praticamente equivale quasi a un 40%, che è tanto. Il che chiaramente aiuta ovviamente l'Italia prima di tutto a mantenere, lasciamo perdere lo spread, che è un concetto relativo, cioè Italia nei confronti della Germania, che è il paese sicuro, ma vediamo fisicamente quanto l'Italia paga di tasso di interesse. A noi questo interessa, quando noi fisicamente paghiamo. L'Italia, grazie all'intervento della BCE, comunque mantiene il tasso sul nostro decennale BTP abbastanza basso, a 1.7, 1.8 più o meno. Era anche più basso qualche mese fa, prima che scoppiasse chiaramente il Covid-19. Ora, per darvi un ordine di grandezza, l'Italia ha pagato nel 2019 una spesa di interessi al 3.6% del PIL. Quindi il 3.6% del PIL che l'Italia paga sotto forma di spese di interessi sul debito. Che può sembrare tanto, ma vi do un ordine di grandezza. Con un debito che è 2,5 volte, anche di più, quello degli anni 90. Negli anni 90 l'Italia ha pagato mediamente una spesa su interessi del debito tra il 5 e il 10% del nostro PIL. Ecco perché poi arrivò la patrimoniale, perché ovviamente non sapevano come venirne fuori, famoso governo Amato. Quindi l'aiuto concreto della Banca Centrale Europea è quello di comprare bond europei, in particolare bond italiani, per evitare quindi che gli investitori possano scappare e avere il problema quindi di liquidità da parte dell'Italia. Quindi questo è il vero e concreto aiuto dell'unica istituzione europea che attualmente sta realmente dando un sostegno all'Europa e in particolare all'Italia. Seconda cosa, ci sono in campo altre misure come quelle messe in campo dalla banca, dalla BEI, dalla Banca Europea per gli Investimenti, di circa 200 miliardi per favorire i finanziamenti alle imprese a tassi molto, molto agevolati. In seconda istanza, SURE, il primo sistema europeo di aiuto alla disoccupazione, perché io reputo, secondo me se ne parla poco, ma la disoccupazione sarà il vero problema non solo dell'Europa, ma a livello mondiale. Vi do un ordine di grandezza. La crisi del 2008-2009 portò in America la disoccupazione a volare al 10%. La crisi, della grande crisi depressiva degli anni 30, arrivò addirittura a una disoccupazione del 25% in America. Quest'anno si stima, nel 2020, di avere, che l'America abbia una disoccupazione con un picco al 16-17%, per poi riscendere intorno al 10% a fine anno. In Europa la disoccupazione è già più alta statisticamente, perché chiaramente in Italia abbiamo in Europa dei sistemi di protezione, di welfare sociale molto più generosi di quelli americani, quindi la gente, diciamo che la disoccupazione non scenderà mai in Italia o in Europa sotto il 5-6-5%, in paesi come la Francia o l'Italia, per citare quelli con un sistema di welfare più generoso, e di conseguenza il vero aiuto dovrà essere quello dato soprattutto alle persone che perdono il lavoro. Per quanto riguarda il Recovery Fund, che è il prossimo strumento messo in piedi dalla Commissione Europea, o si spera messo in piedi, dovrebbe arrivare a 1,5 trilioni, che è tanto, se pensate che la Banca Centrale Europea quest'anno spenderà 1,1 trilioni di euro, ma nella riunione della settimana scorsa si è detta disposta ad aumentare questo 1,1 trilione, secondo alcuni analisti addirittura 1,6-1,7, per aiutare quindi i paesi in difficoltà nell'emissione del debito, chiaramente come l'Italia. Ora è fondamentale due date, il 5 e il 6, domani e dopodomani, perché il 5 si riunisce la Corte Costituzionale tedesca per decidere se le misure messe in atto da parte della Banca Centrale Europea non siano in breach, quindi non siano in rottura con la Costituzione tedesca, come sostegno per agli altri stati, e secondo il 6 di maggio, perché si unirà la Commissione per decidere questo 1,5 trilioni che verrà emesso come forma di debito da parte della Commissione Europea, AAA, e l'idea è il 50% che può essere utilizzato dagli stati a un tasso molto vantaggioso, se pensate che l'Italia
si deve rifinanziare un 1.7-1.8, il fondo, il recovery fund sarà finanziato uno 0.2-0.3, quindi molto più favorevole. Addirittura c'è chi come Macron e la Francia spinge, insieme all'Italia e alla Spagna, per avere il 50% a fondo perduto per progetti che aiutino le società a venire fuori da questa situazione della pandemia. Quindi questi sono molto importanti. Scusami Angelo, quindi intanto grazie, penso che già questo breve intervento ci fa un po' più chiaro tutta la situazione su questi nuovi strumenti, anche perché si è parlato molto di queste azioni da parte della Banca Centrale Europea, molti l'hanno etichettati solamente come strumento per compravendita di titoli di Stato, invece da quello che dici mi sembra già di capire che invece saranno degli aiuti concreti proprio alle imprese e quindi a tutti i cittadini. La Banca Centrale Europea ovviamente ha tra le altre misure messe in atto, l'ultima decisa il giovedì scorso è quella addirittura, sapete che il tasso interbancario della Banca Centrale Europea è meno 0.5% come da slide di Giorgio, ma giovedì scorso la Banca Centrale Europea si è detta pronta ad abbassarlo a meno 1, quindi attenzione, meno 1 per le banche che richiedono, quindi le banche che richiedono ricevono praticamente soldi dalla Banca Centrale per poter aiutare a rimettere la liquidità all'interno del sistema produttivo del singolo Stato, quindi immaginiamo in Italia, e prestare a tassi super agevolati alle imprese che ne hanno necessità, oltre alle varie garanzie da parte dei singoli Stati. Vi do un numero, le misure fiscali messe in atto durante questa crisi dai paesi delle economie avanzate, parliamo di circa 6% di misure rispetto al PIL, di una misura delle misure fiscali, che è il doppio di quelle messe in atto nel 2008-2009. Secondo molti è una crisi a V, quindi un crollo violento con una ripresa altrettanto efficace. Se vogliamo paragonarlo a un evento sismico piuttosto che uno tsunami momentaneo, ma che dopo, una volta che si ritira, la situazione dovrebbe recuperare in maniera abbastanza veloce. Queste sono le stime del Fondo Monetario Internazionale, che prevede anche un recupero piuttosto veloce del PIL sia in America sia in Europa, seppur un pochino più lento. Un ordine di grandezza e chiudo per farvi capire quanto le banche centrali siano diventate attive all'interno di tutti i paesi, Europa, Italia, America. Vi do Giappone, vi do un numero. Secondo JP Morgan, una banca d'affari americana, le banche centrali, i balance sheet, cioè quello che loro hanno comprato negli ultimi anni, arriverà l'anno prossimo, nel 2021, a corrispondere al 18% del PIL mondiale. Quindi per farvi capire come le banche centrali di fatto stanno immettendo tantissima liquidità nel sistema per cercare di salvare esattamente quello che non fecero nel 1930, chiaramente parliamo di una situazione completamente diversa, e che ha comportato la più grande depressione nella storia finanziaria ed economica recente. Esatto, sì. Grazie Angelo, perché era doveroso fare un punto attento su quelli che sono gli strumenti che la Banca Centrale Europea sta iniziando a mettere sul tavolo, proprio perché, ecco, hai toccato dei punti interessantissimi e dovrà essere una ripresa a quanto più rapida possibile, proprio perché non si tratta di una crisi innescata da problemi finanziari economici, ma è senza dubbio una crisi sanitaria, che però un'emergenza sanitaria che però potrebbe dare dei problemi, come già sta accadendo, a tutto lo scenario economico globale. E proprio per questo non se ne parla molto nelle ultime settimane, forse si è posto anche poco l'accento su una questione che adesso cercheremo di portare avanti per tutto il corso del webinar, ovvero quelle che potranno essere le ricadute sui prossimi anni, come ha detto Angelo giustamente, cercare una ripartenza più veloce possibile, soprattutto in ottica futura, quindi dai prossimi 5-10 anni, anche perché chi magari segue un po' più da vicino l'economia sa bene che l'Europa negli ultimi anni sta cedendo un po' il passo rispetto a nuove aree del pianeta. L'asse economico si sta spostando un pochino da quello americano-europeo verso l'Asia, quindi si sta trasformando cinese, soprattutto. Esattamente, si sta trasformando un po' tutta l'economia a livello globale.
E come già detto, la contrazione in questo primo trimestre del 2020 è stata quasi di 4 punti percentuali in Europa e chiaramente sta portando ad una contrazione del PIL a livello globale. Questa è una prima stima che ci rappresenta quella che potrebbe essere il decremento dei PIL dei vari singoli paesi in tutto il mondo. Partendo da sinistra verso destra, chiaramente, questa è la mappa che ormai siamo abituati a vedere da sempre, quindi con le Americhe sulla sinistra, l'Europa nella parte centrale e poi l'Asia sulla destra. Molti dicono che questa mappa cambierà e al centro della scena troveremo sostanzialmente non più l'Europa, ma un'altra parte del continente. E questo lo vediamo, un'altra parte del globo, questo lo vediamo molto chiaramente. Adesso nel corso del webinar cercheremo di addentrarci in questa nuova ottica, proprio perché dovremo iniziare a capire bene su cosa impostare la nostra nuova economia, un nuovo modo di interpretare quello che sarà l'andamento nei prossimi anni. I PIL dei vari stati li vedete qui riportati sul grafico. Al lato abbiamo riportato i paesi di maggiore interesse, quindi più sviluppati, partendo dagli Stati Uniti, dove si attende addirittura un decremento del PIL di 6 punti percentuali circa, insieme al Canada, mentre in Europa ci sarà un decremento diffuso che andrà dal meno 7 della Germania e della Francia fino a meno 9 per quanto riguarda il nostro paese e poi anche meno 10, meno 11 per paesi come la Grecia, che magari sono già da prima erano un po' più in difficoltà, mentre sulla parte asiatica vedete come il grafico tende a cambiare sicuramente di colore e i numeri lo rappresentano in primo piano. La Cina, nonostante questo forte rallentamento, avrà comunque un PIL positivo. Le previsioni indicano un PIL positivo alla fine di questo 2020 con un incremento del più 1,2% sull'anno passato. L'India, altro paese in fortissima crescita, e tra poco approfondiremo anche il discorso proprio sul paese indiano, ha un PIL previsto in crescita comunque del più 1,9%. Come vedete, questa zona del mondo è quasi l'unica ad essere verde, nonostante questo fortissimo rallentamento, con anche la parte orientale dell'Africa, e qui tra poco anche cercherò di fare una precisazione proprio sul perché di questa parte dell'Africa è colorata in verde e non in rosso come magari il resto del continente. Le previsioni invece per il 2021 vedono una crescita fortissima, un rimbalzo dell'economia in tutto il mondo sostanzialmente, tranne qualche stato come il Venezuela, che però è già in fortissima difficoltà con un PIL che andrà molto molto a ribasso. Come vedete, quasi tutto il globo è intensamente colorato di verde. Il verde più chiaro indica i paesi che avranno una crescita ancora maggiore rispetto agli altri. Se gli Stati Uniti dal meno 6 avranno un rimbalzo fino al più 5% del PIL a fine 2021, anche i paesi europei seguiranno, compresa l'Italia, che avrà come una prima stima un rimbalzo del quasi il più 5%. Quindi andremo di pari passo, mettiamola così, con gli Stati Uniti, seguendo chiaramente l'economia trainante dell'Europa, che è sempre la Germania, più 5,20 punti percentuali, mentre spostando ancora l'attenzione sull'Asia, gli incrementi maggiori li vediamo proprio in questa area del pianeta, quindi con la Cina che addirittura andrà a spingersi fino a quasi a toccare il più 10% di rimbalzo della produzione del PIL interno lordo, seguito dall'India, chiaramente, più 7,4%, il Bangladesh, che è uno dei paesi che dal nostro punto di vista europeo, in particolare italiano, viene sempre un po' bistrattato, però le stime lo danno in fortissima crescita e nelle prossime slide vedrete addirittura a quale punto della classifica dei paesi più produttivi al mondo riuscirà a spingersi questo paese. Altre nazioni come il Giappone avrà una crescita un po' più ridotta, come anche l'Australia, che comunque tornerà a un buonissimo più 6%. Ancora per dare un po', cercare di dare quella che è la grandezza dell'economia dell'Asia, ovvero per cercare di rappresentare un po' al meglio quello che ha verseremo nelle prossime slide. Nel 1985, il punto di ripartenza di questa microanalisi, i rapporti tra i paesi che avevano gli affari commerciali con gli Stati Uniti e la Cina erano chiaramente a favore degli Stati Uniti. Infatti tutti i paesi qui colorati nella mappa in blu e azzurro avevano una predominanza di scambi commerciali con gli Stati Uniti.
Nelle prossime slide vedremo come è cambiato e come continuerà a cambiare questo rapporto commerciale, proprio per cercare di far capire il perché l'area asiatica sta crescendo sempre di più e soprattutto in particolar modo la Cina. Si vede chiaramente da queste slide come già negli anni 2000 l'espansione tra virgolette cinese iniziava ad essere sempre più costante, più importante negli affari commerciali. Nel 2010, quindi sostanzialmente 10 anni fa, questo dominio sulla contesa commerciale è andato chiaramente a favore della nazione del Dragone Rosso, che ormai ha conquistato praticamente l'intero globo, se quasi, ad eccezione chiaramente del Nord America. Ma guardate qui il riferimento che facevo prima per quanto riguarda il PIL della parte orientale del continente africano. Guardate come già nel 2010 questa parte dell'Africa era già a vantaggio della Cina, e ancora oggi stanno crescendo sempre più gli scambi commerciali e soprattutto gli investimenti. E qui magari saprà dirmi anche qualcosa di più Angelo, gli scambi e gli investimenti che la Cina sta effettuando su questa parte dell'Africa. E le previsioni ormai al 2018, quindi questo è un grafico aggiornato a un paio d'anni fa, che ci danno proprio il punto della situazione, sempre più di tonalità di rosso intenso, sicuramente tutta la parte asiatica, ma anche qui il territorio africano e anche l'Europa, che comincia a colorarsi sempre un po' più di rosso. Questo guarda Giorgio, se mi permetti, vorrei fare un paio di osservazioni riguardo su questa, diciamo, cartina che ha spiegato in maniera abbastanza chiara ed evidente come il commercio internazionale negli ultimi decenni, in particolar modo negli ultimi 10 anni, si sia spinto fortemente nei confronti, è stato molto legato alla Cina, e come abbia perso in qualche modo chiaramente l'America, a discapito dell'America. Perché soprattutto tutta l'Africa si è rivolta alla Cina, perché anche paesi di tutta l'Asia, ma anche paesi come l'Australia, culturalmente è molto legati in ogni caso all'Ovest e in particolar modo all'America, chiaramente le vediamo tutte di rosso. Un paio di considerazioni. La prima, la Cina è il principale paese per foreign direct investment in Africa, ossia il paese che spende più soldi, investe più soldi e in qualche modo fa arrivare più soldi ai paesi africani, sostenendoli e aiutandoli anche per quello che concerne le situazioni interne, in qualche modo avendo influenza. Sapete che alcuni paesi, diversi paesi africani, sono comunque paesi esportatori di materie prime. L'Australia è il primo paese indicatore come uno dei più grandi paesi mondiali come esportatore di materie prime, tant'è vero che fino a quest'anno l'Australia aveva fatto 25 anni senza una recessione. Anche il 2008-2009 non ha avuto recessione l'Australia, proprio perché l'Australia è un paese che esporta materie prime. E sapete che, a parte l'America, che è il principale consumatore nonché anche produttore di petrolio, la Cina invece è il principale consumatore di tutte le altre materie prime mondiali, materie prime prodotte fortemente da diversi paesi africani. Penso al Sudafrica, penso alla Nigeria, penso a altri paesi un pochino più meno conosciuti, e in principal modo l'Australia e anche New Zealand, evidentemente, per quanto sia piccolo chiaramente. Ma è evidente che una situazione del genere rende molto bene l'idea di come l'economia cinese negli ultimi 20 anni, un'economia diciamo a guida praticamente comunista, ma in qualche modo commerciale dal punto di vista delle esportazioni, chiaramente ha determinato uno shift del potere dall'America verso l'Asia. Io ho studiato in America, ho fatto un master nel 2004-2006 alla Johns Hopkins University, fonte molto spesso citato ultimamente per medicina. In America è una delle principali università per medicina e per relazioni internazionali ed economia. Già allora io ricordo dibattiti piuttosto accesi su quando la Cina avrebbe superato economicamente l'America, e qui è un fatto puramente numerico. L'America ha 320-330 milioni di persone, la Cina c'ha 1,5 miliardi. È chiaro che a un certo punto il superamento dovrà arrivare. Molti si aspettavano all'epoca il 2020-2025, e penso che non tarderà di lì a molto. Ecco perché secondo me l'attenzione da qui in avanti da parte dell'amministrazione Trump sarà quella di trovare il nemico, la Cina, e già ci sono delle piccole, diciamo,
come dire, avvisaglie con Trump e il segretario di Stato Pompeo, che accusano la Cina di aver creato il virus in laboratorio, perché sarà, secondo me, il leitmotiv dominante della campagna elettorale di Trump da qui a novembre. Questo potrebbe provocare ulteriori destabilizzazioni di un'economia piuttosto in difficoltà in questo periodo. E chiudo dicendo che le prospettive di crescita che ha mostrato Giorgio precedentemente hanno valore al netto di due variabili. La prima è che non ci saranno ulteriori wave, quindi ulteriori infezioni da parte del virus, che in qualche modo quindi lockdown saranno ovviamente rispettati e scenderanno pian piano fin quando l'economia non tornerà a pieno regime, prima categoria. Seconda, che non ci siano delle come dire, interferenze tra la Cina e l'America, che potranno produrre ulteriori costi a livello globale per le attività economiche, quindi al netto di possibili guerre commerciali che riprenderanno. Queste due variabili fondamentali, perché la crescita dell'anno prossimo a livello mondiale possa essere confermata. Crisi climatica è stata considerata? No, la crisi climatica ovviamente non la considera, in particolar modo l'America. Obama l'aveva messo un po' al centro del suo progetto. L'Europa, io penso che il suggerimento che do a molti miei clienti, imprenditori, anche giù dalle parti mie, che sono comunque di Termoli, originale, di Cina, di Pescara, è quella di investire sul green, perché l'Europa avrà al centro il passaggio dal carbon fossile al green, all'energia rinnovabile, e secondo me con questo colpo che ha preso appunto il petrolio, penso che il trapasso sia ancora più veloce di quello atteso. Condivido questa ultima affermazione, anche perché sarà una dei prossimi fattori che andremo proprio a spulciare nelle slide che seguono. Poco fa hai anticipato e hai aperto un capitolo importante, ovvero la ricchezza che sta crescendo nei paesi orientali, nel continente asiatico, in particolar modo nella Cina. Infatti, proseguendo con le nostre slide, abbiamo effettuato la ricerca su quella che è la distribuzione della ricchezza nel mondo. Al momento chiaramente in appannaggio degli Stati Uniti, che hanno addirittura raggruppano il 30% della ricchezza complessiva in tutto il mondo, seguiti subito, anche se un pochino a distanza, in seconda posizione dalla Cina, e poi nettamente più staccati tutti gli altri paesi, a partire dal Giappone, dalla Germania e i primissimi paesi europei, compresa l'Italia, che in questa speciale classifica si posiziona in ottava posizione. Ma un grafico che magari ci dà un po' più la ragione di tutto il discorso che abbiamo iniziato pochi istanti fa, ovvero sulla crescita dei paesi asiatici, è il seguente, ovvero il PIL in rapporto al potere di acquisto, perché qui le cose un po' cambiano. La Cina balza in prima posizione, seguita dagli Stati Uniti e dall'India, che come anticipavamo pochi minuti fa sta attraversando una crescita enorme, che per alcuni punti è paragonabile a quella della Cina di 15 anni fa, quindi è un'economia ancora agli albori, che però ha già preso, chiaramente con l'utilizzo delle nuove tecnologie, sta affrontando una crescita esponenziale, e questo grafico proprio ci dà la realtà della situazione attuale e di cosa potrebbe accadere da qui ai prossimi 10 anni. Infatti la prossima slide è quella che ci interessa un pochino più da vicino. Qui vediamo la classifica e lo stato attuale del PIL rapportato al 2018 per il potere di acquisto, ma le previsioni del Fondo Monetario Internazionale ci indicano nel 2030 una esplosione complessiva della Cina, che addirittura andrà quasi a triplicare quello che è la propria potenza economica, quindi lo stato attuale delle cose, seguita dall'India in seconda posizione, che andrà a scavalcare gli Stati Uniti d'America. Anche gli Stati Uniti d'America continueranno questa crescita, ma vedete come la differenza aumenta in modo quasi abissale. Addirittura la Cina avrà un potere enorme, il doppio rispetto a quello degli Stati Uniti, che, come detto, se vedete, scusa se ti interrompo, Giorgio, è importante notare che questi numeri, il cambiamento, prima di tutto deve contenere in considerazione due aspetti. Il primo è chiaramente demografico. La Cina è il paese più popoloso al mondo, l'India è il secondo, tra questi citati poi c'è chiaramente la Russia, gli Stati Uniti, avete i paesi in via di sviluppo oggi, Indonesia, Turchia, Brasile circa 200 milioni di persone, Indonesia
per anche di più tutti i paesi molto popolosi, è chiaro che in assoluto, anche se la produttività per persona è bassa, è evidente come il numero finale abbia una certa importanza. Secondo aspetto, chiaramente il PPP si basa su un andamento, praticamente penso, immagino che il criterio di base utilizzato come cambio dal punto di vista della ricchezza è molto legato al cambio, chiaramente, no? Chiaro che se l'economia aumenta del 5, ma il dollaro perde il 20% contro la rupia indiana, per dire, chiaramente la ricchezza si sposta, è un fatto anche legato ai cambi. Spesso non si sottolinea questo aspetto, ma è evidente di come, e vi porto un esempio eclatante, io sono a Londra da quasi 12 anni, negli ultimi 2-3 anni, da quando appunto è passato il referendum per la Brexit, la sterlina è crollata di 20-25% nei confronti dell'euro e non si è più ripresa. Quindi a parità di economia l'Inghilterra è più povera rispetto ai paesi europei di 2 anni e mezzo fa, e semplicemente perché il cambio ha perso il 25% rispetto all'euro. Giusta una precisazione, mi sembrava d'obbligo, considerando i numeri che sta facendo vedere. Giustissima precisazione, anche perché, come anche da domanda che è arrivata poco fa, ovvero una considerazione sulla crisi climatica, ma anche chiaramente ad una eventuale nuova pandemia, chiaramente speriamo di no, ma sono tutte considerazioni che vengono messe sul tavolo da chi, chiaramente anche dal Fondo Internazionale Monetario, che ha sviluppato queste classifiche, queste previsioni. Come vediamo, come diceva giustamente Angelo, i paesi emergenti saranno quelli che scaleranno più rapidamente queste classifiche. Paesi come l'Indonesia, la Turchia, il Brasile, l'Egitto anche balzeranno ai vertici della classifica che comunque vedrà all'interno delle prime 25 posizioni anche l'Italia, che, come detto, continuerà il proprio processo di crescita. Non è assolutamente vero che si avrà una fase di continua decrescita come è avvenuto in questi ultimi anni, ma ci sarà comunque un incremento della crescita, anche se perderemo il rapporto a agli altri paesi, soprattutto emergenti, e dalla parte asiatica. I punti interrogativi sono molti, come diceva anche Angelo, dipenderà da tantissimi scenari, da tantissime valutazioni, chiaramente l'impatto della crisi climatica, ma anche chiaramente come stiamo vivendo in questo momento da crisi pandemiche. Le pandemie si sono sempre sviluppate dalla notte dei tempi, qui vengono riportate in questa grafica quelle più importanti che hanno inciso un po' di più sul corso della vita, chiaramente dei nostri precedenti, ma sono pandemie di cui va tenuto conto, anche perché negli ultimi anni sono aumentati i casi di sviluppo. Solamente negli ultimi 20 anni abbiamo assistito alle crisi dovute a infezioni da SARS, da MERS, la crisi suina, l'Ebola, fino ad arrivare ai giorni nostri con il Covid, che in termini sostanziali non sta producendo, per fortuna direi, un numero di vittime così elevato come magari è accaduto più volte negli anni precedenti. Sappiamo, si parla tantissimo in questo momento della spagnola, che durante la prima guerra mondiale, negli anni della prima guerra mondiale, aveva prodotto purtroppo oltre 40-50 milioni di vittime, quindi un dato enorme paragonato a quello di oggi. Ma al tempo stesso queste crisi, lo stiamo vedendo, hanno degli effetti devastanti sulla produzione e sullo sviluppo economico mondiale. Prima Angelo ha accennato anche un discorso per quanto riguarda il petrolio e la produzione delle materie prime e i consumi che vengono fatti sulle materie prime. E allora andiamo un po' a vedere rapidamente quello che è stato lo scenario proprio rispetto al petrolio. Il petrolio che innanzitutto da gennaio di questo 2020 era già entrato in una fase di crisi, perché chi lo segue un pochino meglio da vicino conoscerà quali sono gli aspetti e soprattutto la faida in corso, ovvero l'Arabia Saudita, la Russia e gli Stati Uniti sono gli attori principali di questa discussione, tra virgolette, che è in corso tra i vari paesi, ovvero i paesi produttori maggiormente di petrolio. Gli Stati Uniti dallo scorso anno sono diventati il primo produttore di petrolio al mondo, dopo che hanno trovato enormi giacimenti ed una nuova tecnica di estrazione dal sottosuolo. Questo ha permesso agli Stati Uniti di cercare di arrivare ad avere una indipendenza dal punto di vista energetico. L'amministrazione Trump ha spinto tantissimo su questo punto, ma
ma arrivati all'inizio di questo anno sono iniziate delle discussioni, come detto, tra i vari paesi. Intanto la Cina, quando è entrata in pieno lockdown, ha visto crollare la domanda di consumi interni e questo ha dato un primo forte scossone alla quotazione del petrolio, che dai $65 è scesa già in un primo momento in area $50 al barile. Ricordo che un barile di petrolio contiene circa 165 litri, per cui anche facendoci un conto rapido capiamo bene che $50 sono un prezzo già basso per quanto riguarda un barile di petrolio, ma la crisi è andata avanti. L'OPEC Plus, ovvero la riunione tra i paesi produttori, non ha avuto un esito felice, infatti non si è trovato un accordo sui primi tagli della produzione quando il coronavirus ha iniziato ad espandersi un po' in tutte le regioni del mondo. E nonostante l'Arabia Saudita avesse offerto ad inizio marzo un primo taglio della produzione, che non è stato accettato dagli altri paesi, in particolar modo dalla Russia, il prezzo del petrolio è iniziato a scendere costantemente e si è dimezzato nel giro di pochissimi giorni, dai $50 fino ad arrivare ai $25, quando l'OMS l'11 marzo ha dichiarato lo stato di pandemia. In quei giorni è seguita una stasi del prezzo che è rimasto lì in area $20-$25 fin quando l'Arabia Saudita e la Russia arrivano a trovare un accordo finalmente dopo mesi di trattative alla produzione, sul taglio della produzione di petrolio, quindi una riduzione dei barili di immissione sul mercato, perché il mercato in tutto il mondo si è fermato, il lockdown ha abbassato enormemente i consumi delle materie prime nel mondo. Ma questo taglio non ha prodotto nessun esito favorevole e addirittura la quotazione è crollata ai minimi degli ultimi 40 anni, fin quando solamente la settimana scorsa, circa 10 giorni fa, la quotazione del petrolio addirittura è scesa in negativo. Angelo, abbiamo visto un prezzo della quotazione che addirittura è arrivato a toccare i meno $37 al barile, ovvero in negativo. C'era quasi da regalare un barile di petrolio a chiunque ne facesse domanda. In realtà non ti regalava perché dovevi pagarlo per prenderlo, altrimenti se te lo regalavi non lo voleva nessuno, dovevi pagare qualcuno e portare via il barile. Chiaramente questa è una situazione abbastanza paradossale se ci pensate. Io oggettivamente seguo il petrolio da diversi anni, sono 3 anni che sono accreditato analista direttamente all'OPEC. L'OPEC sapete che riunisce il cartello, diciamo, dei principali produttori di petrolio, guidato dal leader de facto l'Arabia Saudita, che al momento è tra il secondo e il terzo produttore mondiale, insieme alla Russia. Primo è l'America, diventato praticamente l'anno scorso il primo produttore mondiale, dopo che lo shale oil è letteralmente volato negli ultimi 6-7 anni. L'America produceva 5-6 milioni di barili nel 2010, adesso ne produce 12 milioni. Ma per darvi un ordine della grandezza, il prezzo del petrolio, a differenza dei prezzi delle obbligazioni piuttosto che delle azioni, è determinato solo ed esclusivamente da due variabili, domanda e offerta. La domanda, la produzione, per meglio dire l'offerta, è sempre salita negli ultimi 10-12 anni, dal 2008-2009 in avanti, è sempre salita di 1-2 milioni di barili mediamente anno. Per arrivare, posizionarsi a gennaio, inizio dell'anno, di quest'anno, a un 103 milioni di barili giorno di produzione. Domanda più o meno chiaramente simile, perché era in costante crescita, vista la crescita globale. Quello che è successo è che, se poi torno un attimo indietro, Giorgio, gentilmente, nel grafico precedente, vedete, quando la Cina è arrivata in lockdown a febbraio, ora la Cina è il secondo consumatore di petrolio al mondo dietro gli Stati Uniti. Di conseguenza, venendo a mancare una domanda come la Cina, che è comunque molto importante per il mercato, il prezzo è iniziato già a piegarsi verso il ribasso. A quel punto, io ero, tra parentesi, al meeting dell'OPEC Plus, che sapete si tiene a Vienna dal 1960 e qualcosa, se non sbaglio, come sede centrale comunque Vienna, io sono stato all'OPEC meeting ed era già fase coronavirus, quindi non siamo riusciti ad entrare dentro dove stanno tutti i ministri dell'energia, ma comunque c'è andato una stanza dedicata. Ho visto Novak, il ministro dell'energia russo, perché sapete che l'OPEC si è aperto 2 anni fa, l'OPEC Plus, cioè ha accettato l'ingresso della Russia e dei paesi alla Russia collegati, perché come dire, l'OPEC fino a
5-6 anni fa più o meno controllava il 40% della produzione mondiale, è scesa man mano che saliva quella americana, quindi per avere nuovamente peso all'interno della produzione mondiale di petrolio ha deciso di aprirsi per la prima volta nella storia, negli ultimi 2-3 anni, e accettare la Russia e altri 13 paesi collegati alla Russia, Turkmenistan, Kazakistan, eccetera. Quindi avere un peso importante. Ed è questo che l'8 marzo, io ero lì, tutti si aspettavano praticamente un accordo, come ha suggerito Giorgio, che doveva essere di un taglio della produzione di 1,5 milioni. Ancora non era chiara la situazione pandemica e quindi il crollo ulteriore della domanda. Ma in ogni caso l'idea era quella di tagliare i prezzi per ristabilire il prezzo verso l'alto. L'Arabia Saudita si era offerta di tagliare 1 milione insieme agli altri paesi dell'OPEC e la Russia insieme agli altri paesi a tagliare 0,5 milioni per portare il taglio a 1,5. La Russia, spinta dai produttori locali, pensiamo a Rosneft, pensiamo a Lukoil o a tutte le società diciamo controllate o essendo controllate dallo Stato, che hanno deciso di non accettare perché non vogliono perdere quote di mercato nei confronti degli americani, quindi hanno sbattuto i pugni sul tavolo e hanno detto che non accettavano il taglio. A quel punto l'Arabia Saudita, che ha nuovamente messo tutti sugli attenti, ha detto: noi siamo comunque il principale produttore mondiale, più o meno come l'America, e a questo punto da che producevano 9,5 milioni, hanno alzato la produzione a 12,5 milioni, inondando il mercato di petrolio a 3 milioni di barili giorno da parte dei sauditi, il che vuol dire che il petrolio si è trovato da una parte un'offerta esagerata, dall'altro a marzo è crollata domanda per via della pandemia ed ecco che il petrolio è direttamente crollato a prezzi bassissimi. Poi se vai alla successiva, Giorgio spiegando il perché il petrolio va negativo. Il petrolio, essendo un bene fisico, non può andare negativo, cioè è illogico chiaramente, io non posso pagare qualcuno perché io estraggo e ti pago per portare via il petrolio, non ha senso. Il problema qual è? Che il petrolio ha bisogno di essere messo da qualche parte e se tutto quello dove tutti gli storage point sono pieni di petrolio, tu non sai fisicamente dove metterlo, ecco che praticamente quello che succede è che fisicamente io non so dove mettere il petrolio, quindi pur di portarlo via dalle mie centri di estrazione, io ti pago per portarlo via. Questo per attenzione, è importante il fatto tecnico, penso che tu poi lo spiegherai, Giorgio, ma il petrolio scade, i contratti sui futures, quindi finanziari scadono ogni mese. Ogni mese scadono e vanno successivamente. Scade ogni mese, maggio, giugno, luglio, c'è una scadenza mensile. Che vuol dire che se il petrolio viene estratto a maggio, io dico, devo mettere il petrolio di maggio a qualche parte, non c'è nessuno, sono disposto a pagarti perché tu ti prendi il petrolio e te ne vai per quello che, perché io devo comunque mandare, a me costa più chiudere l'impianto che pagare te e portare via il petrolio scadenza maggio. Ecco un po' la storia, diciamo, del come è andato negativo. Io penso che non dovrà mai più negativo il petrolio, sarà una di quelle pagine, ecco, che rimane nella storia di libera economia, ma secondo me non succederà più. Ecco, scusate, qualcuno mi chiede, quindi in questo momento non conviene investire sul petrolio? Allora, io in realtà qualche settimana fa, una settimana fa per giunta, io faccio un po' di consulenza, un po' di clienti, diciamo, abbastanza, come dire, facoltosi, io ho suggerito di comprare dei prodotti, ma non legati esclusivamente al petrolio, perché c'è una situazione tecnica di contango. Cosa vuol dire il contango? Che quello che io compro oggi a 20, tra un mese costa 25, tra 2 mesi 30, 32, 32, 33, cioè ogni mese successivo costa di più perché chiaramente ci sono i costi di storage del petrolio. Cosa si può comprare? Il petrolio fisico sarebbe la cosa migliore, ma noi non possiamo comprarlo perché non sapremo dove metterlo. Noi possiamo comprare il petrolio finanziario. Quindi dovremmo affittare una cisterna in mare, Angelo. Si potrebbe, quelli che hanno fatto tanti soldi ultimamente sono praticamente le società di trading sul petrolio fisico, però, attenzione, fisico, che loro sono poi i middlemen, sono a metà, no, tra chi produce e quelli che devono raffinare. Loro prendono il petrolio, lo mettono nelle navi, lo fanno stare a largo per 6 mesi e se oggi lo comprano a 10, faccio per dire, lo vendono a 6 mesi a stesso prodotto a 35-36. Allora gli costa altri 10-15 dollari mantenerlo per nave 6 mesi, l'affitto delle navi ovviamente è schizzato a rialzo e non ce ne trovano più di tanker che hanno le navi per poter ammettere il petrolio, e quindi ecco che il petrolio loro che fanno, lo comprano a 10, lo tengono 6 mesi nel mare, sulle navi cisterne, lo rivendono a
35 incassano 5-6 dollari a barile sicuro, preciso. Ecco come queste società di trading hanno fatto tanti soldi. Ma il petrolio fisico, quello che si può comprare a livello puramente finanziario, conveniva secondo me fino all'inizio settimana scorsa, proprio per questa motivazione di carattere tecnico. Ora secondo me il prezzo si è più o meno riallineato, che intorno ai 18 dollari a barile da WTI era 10 una settimana fa, quindi ha fatto oltre quasi 50%, anche meno in realtà era. Quindi adesso secondo me si è più o meno riallineato e credo che nel brevissimo il prezzo del petrolio salirà, ma per effetto di questa situazione del contango, quello che si potrebbe fare è comprare qualche ETF o diretta sui titoli energetici, o ancora meglio qualche titolo energetico che comunque si prevede possa recuperare nei prossimi mesi. O anche... Mi chiedono ancora se, al di là delle necessità oggettive di una ripresa delle attività produttive e commerciali, non ci siano in questo momento delle pressioni da parte delle compagnie petrolifere, insomma delle grandi sorelle, le famose sette sorelle ed altri interessi finanziari, no, che premono, facciano pressione un po' sui governi affinché magari si riprenda più velocemente possibile le attività produttive. Ma qua c'è da parte non solo le società petrolifere, ma di tutte le società ovviamente, no? È chiaro che se non si riprende le società, a parte, non so, una Netflix o un Amazon, la maggior parte delle società, secondo la stima dell'Economist, comunque l'80% delle società perdono soldi in questo periodo. Detto questo, le società petrolifere possono, chiaramente spingono per una ripresa delle attività il prima possibile, ma è ovvio che la domanda di petrolio rimarrà ancora abbastanza bassa nei prossimi mesi, migliorerà decisamente successivamente. Io penso che conviene investire in alcune società energetiche, ma che abbiano un buon balance sheet, quindi che siano abbastanza forti come cash, che non hanno problemi e che potrebbero tornare in utile nei prossimi mesi, anni. Non è una cosa di domani, e comunque quando c'è un crollo di dimensioni come queste pandemiche, anche sette sorelle hanno molto poco potere. E sottolineo un aspetto: nel 2010, tra le principali 10 società più grandi d'America, 4 erano 5, anzi, erano società legate al petrolio, adesso ne è rimasta una. Quindi okay. Direi di lasciare il petrolio, sette sorelle è sceso sensibilmente. Di lasciare il petrolio e andare avanti perché il tempo scorre. Vai. Grazie. Sì, anche perché in effetti lo vedevamo qui, eravamo arrivati addirittura in una condizione in cui un barile, quindi ripeto, c'è un barile composto da oltre 160 litri di petrolio in un dato momento di alcuni giorni fa veniva quotato un dollaro, per cui avevamo un costo elevato, minore rispetto anche a quello che può essere il costo di una pizza media o addirittura dei panini del McDonald's, quindi parliamo di 4-5 dollari. Questo proprio a chiudere il discorso che aveva intavolato il professor Ciavarella. Qual è stato l'effetto sui mercati? Entrando un po' di più sulla parte azionaria, quindi parliamo di equity americana, questo che vedete qui raffigurato è il grafico dello Standard & Poor's, ovvero il principale indice azionario di riferimento per tutti i mercati ed è l'indice che raggruppa le prime 500 aziende sul mercato americano. Dal 2009 ad oggi, quindi negli ultimi 10-11 anni, il mercato equity azionario ha conosciuto solamente una direzione, al rialzo. La quotazione è cresciuta di oltre 400 punti percentuali in 10 anni, ovvero dal punto di minimo che abbiamo avuto nel 2009, a seguito chiaramente della crisi finanziaria che si è sviluppata a cavallo tra il 2008 e il 2009, l'equity azionaria ha ripreso solamente a crescere, tranne qualche chiaramente fase di ribasso durante questo lunghissimo periodo, un mercato cosiddetto toro che va avanti ormai da 10 anni, ma che negli ultimi anni ha conosciuto, professore, a qualche scricchiolio. Infatti si vede molto chiaramente come dal 2018 ad oggi le fasi di discesa del mercato sono diventate sempre più intense, anche se per brevi periodi, perché il mercato ha sempre comunque ripreso a crescere. Questa discesa che vedete qui indicata rappresenta solamente il periodo di contrattazioni che va dalla fine di febbraio alla fine di marzo, ovvero da quando il lockdown si è esteso praticamente a tutti i paesi nel mondo. I principali investitori hanno, preso profitto sulla maggior parte delle esposizioni e si sono coperti, quindi proprio in ottica di questa contrazione dei consumi abbiamo visto il petrolio calare tantissimo, proprio perché la riduzione dei consumi è stata netta e questo si è ripercorso sugli
sull'andamento della borsa, che nel giro di 3 settimane ha perso il 40% quasi, anche sul mercato americano. Questa è stata la schermata che abbiamo preso in una classica giornata di contrattazioni in quelle settimane, ovvero viene rappresentato qui la maggior parte delle azioni americane e quindi le principali aziende americane quotate in borsa. E abbiamo assistito a giornate intere in cui il grafico era completamente rosso, con una decrescita delle quotazioni altissima. Si è andati da almeno 12% di Google a una serie di decrescite poco felici, fin quando l'indice della volatilità è schizzato alle stelle. Questo è un grafico che rappresenta proprio l'indice della preoccupazione, l'ho chiamato qui in questa slide, che dal 2016 al 2020 rappresenta un po' un buon periodo di mercato. Proprio il 2016 è stato l'anno delle elezioni di Trump, ovvero da quando i mercati sono sempre saliti sostanzialmente, tranne, come detto prima, alcuni dovuti periodi di ritracciamento, ma è stato un periodo lungo 4 anni all'interno del quale l'indice della volatilità, quindi i movimenti intensi che sono avvenuti sul mercato, sono rimasti comunque contenuti. Questa invece è l'accelerazione che è avvenuta nel mese di marzo, ovvero da quando i consumi si sono ridotti e il lockdown si è esteso in tutto il mondo. C'è stato un incremento di un indice della preoccupazione e della paura in modo esponenziale. Paura e avidità che sono, lo sappiamo bene, i due sentimenti più dirompenti proprio dal punto di vista degli investitori. Questa nell'ultimo mese la sensazione, quindi nel mese di marzo, è salita fortemente, salvo poi rientrare durante il mese di aprile per un motivo sostanzialmente. Intanto qui è anche riportato che questo indice è salito a dei livelli massimi che non erano stati neanche registrati durante la crisi finanziaria nel 2008-2009. Ma come detto, questo indice è rientrato innanzitutto perché dopo le grandi discese avvenute sui mercati azionari, e qui si vede bene dal 1973 ad oggi, ad ogni forte crollo dei mercati finanziari, perché di questo stiamo parlando, Ciavarella, proprio perché il mercato ha perso oltre 30-35 punti percentuali, ma si vede molto chiaramente come a seguito di ogni crollo finanziario poi si è avuto un rimbalzo del mercato, cosa che non è assolutamente scontata, perché ricordo che a gennaio, quindi solamente 2-3 mesi fa, il mercato americano era arrivato a conoscere e segnare i nuovi massimi storici. Ma perché abbiamo avuto questo rimbalzo nelle ultime 2-3 settimane? Per un motivo fondamentale. Liquidità è la parola che abbiamo sentito più spesso nelle ultime settimane. Nonostante il lockdown, il mercato azionario ha prodotto una fase di rimbalzo che venerdì scorso aveva toccato il più 25% in solamente 2 settimane di contrattazione. Liquidità, ovvero la stampa di banconote, è aumentata a livelli esponenziali. Anche Angelo in apertura di webinar ce l'ha ricordato, perché le banche centrali hanno continuato a fornire fortissimi stimoli all'economia, proprio per cercare di dare, l'abbiamo detto all'inizio, un vero e proprio impulso ed una ripartenza all'economia. E allora questo è stato il rimbalzo al quale abbiamo assistito sugli indici azionari. Come detto, meno 40% in 3 settimane dopo il lockdown, quindi dopo che il Covid-19 era ormai esploso in tutto il mondo, ed un rimbalzo di oltre 25 punti percentuali sempre nell'arco di 3 settimane, un mese. Questo, Angelo, è solamente un rimbalzo dovuto alla fortissima caduta oppure può essere proprio un momento di ripartenza? So che magari, ecco, è una domanda da $1 milione, anzi, facciamo $1 miliardo, però qui potrebbe essere un rimbalzo alla forte caduta, oppure gli investitori credono già ad una ripartenza, come detto, nei prossimi anni, nel 2021, ma già dai prossimi mesi, grazie alle misure di stimolo delle banche centrali. Ti riporto qualche dato in merito. Dal 1928, quindi dalla prima grande depressione ad oggi, ci sono stati 28, dal 1928 ci sono stati 28 bear market, cioè 28 mercati orso. Cosa vuol dire? Mercato orso è un mercato che perde dal massimo relativo al minimo oltre il 20%. Quindi al massimo qualsiasi perde il 20%, sotto il 20 significa mercato orso. Ecco, quindi da almeno 20 in poi il mercato è orso. Dal 1928 a oggi, quindi praticamente quasi un secolo di vita, abbiamo avuto 28 mercati orsi, quindi 28 volte è successo. Di queste 28 volte, il 60% delle volte, il mercato dopo un rimbalzo è andato a ritestare i minimi, che questa tua slide corrisponde al 2002. Questa volta io penso che non accadrà,
perché, come hai fatto vedere tu nella slide precedente, le banche centrali, in particolar modo la Fed, cioè quella americana, è super attiva, avendo messo nel sistema in un mese quello che aveva messo in precedenza dal 2008 al 2014 addirittura, in 6 anni. Quindi ha una liquidità spaventosa il mercato, e se l'economia dovesse recuperare a V, quindi immediatamente tra 3-6 mesi, secondo me quei prezzi minimi non li andremo a rivedere, ma io credo che qualsiasi possibile discesa dei mercati equity tra un 5-10% dei prezzi di oggi siano da comprare e da mantenere in portafoglio per il medio periodo. Sì, qui ho proprio riportato in effetti quelli che sono le figure chiave delle banche centrali, quindi da sinistra andando verso destra, Jerome Powell, presidente della Fed, anche se, correggimi se sbaglio, è un po' sempre punzecchiato o stimolato, a prescindere dai punti di vista, dall'amministrazione Trump. Christine Lagarde. Sì, chiaro, Trump gli ha detto che rischia di perdere i posti di lavoro se non tagliava i tassi e non aumentava la liquidità del sistema, perché ovviamente questo spinge l'economia americana a migliorare, e quindi le possibilità di rielezione di Trump salgono, anche perché, come sapete, un po' tutte le popolazioni sono sensibili allo stato della situazione economica, in particolar modo gli americani, che sono molto molto legati ai mercati finanziari e alla borsa. Rimbalzo dunque delle quotazioni, che, come detto, ha prodotto un notevole ritorno di flussi nel mondo azionario. Se non sbaglio, adesso abbiamo il primo sondaggio al quale vi chiedo di rispondere. Avremo un minuto di tempo per rispondere a questa domanda, a questo sondaggio. E quello che vi chiediamo è proprio se pensate che il futuro post-Covid-19 sia più incerto, uguale oppure meno incerto da qui, chiaramente, ai prossimi mesi barra anni. Ovviamente questo lo chiediamo relativamente alla parte di cui stiamo trattando, la parte finanziaria, insomma. Anche perché la prossima sessione, la prossima parte del webinar sarà incentrata proprio sul dove gli investitori vanno, diciamo così, a mettere i loro risparmi. Quali sono i settori che vengono più sottoposti agli stimoli degli investitori, dove ricercheranno i loro investimenti. Quindi dove gli investitori hanno centrato i loro risparmi nel corso del 2019 e soprattutto quali saranno i settori che da qui ai prossimi anni, come detto, almeno fino al 2030, attireranno di più l'attenzione dei principali investitori, ma di tutti noi sostanzialmente. Abbiamo ancora qualche secondo di tempo per rispondere al sondaggio. Nel frattempo al lato c'è sempre la chat dove stanno arrivando diverse domande, quindi vi invito anche a scriverne altre, così apriremo poi anche nel corso del webinar, ma anche nella parte finale, la sessione di domande e risposte. Abbiamo i dati relativi al sondaggio? Ecco, professore, mi commenti questo sondaggio, quindi il 77% è più incerto rispetto... Non posso che concordare, d'altronde pensate che nell'S&P 500, che è l'indice che contiene le 500 società più grande capitalizzazione americana, 166 società al momento hanno deciso di non pubblicare per la prima volta in decenni il guidance, ossia le prospettive per i prossimi 3-6 mesi. È ovvio che con una situazione pandemica in corso è tutto molto incerto, anche perché come è ovvio che gli stati adesso stanno cercando di riaprire le economie nel miglior modo possibile, ma trovare l'equilibrio tra evitare un secondo ondata di contagio e far ripartire l'economia è molto complesso. È una situazione dove fisicamente da un secolo non si è mai trovato nessuno, e come sempre in queste cose si procede un pochino per tentative, per gradi. Quindi assolutamente concordo, anche io avrei votato più incerto, lo dico io, lo dicono un po' tutti quanti, lo dicono società più grandi al mondo, si vive in un periodo molto incerto, ma questo non vuol dire che noi non dobbiamo cercare di fare il possibile per migliorare la nostra situazione, sia chiaramente economica, sia quella finanziaria, e i modi ci sono sempre e comunque per poterlo fare.
Infatti, grazie Angelo, perché così mi fai un assist fondamentale per riprendere la prosecuzione del webinar. Ovvero, in un periodo di così forte crisi e volatilità dei mercati, ma anche chiaramente delle economie reali in tutto il mondo, uno dei principali fattori, uno dei principali sentimenti che deve pervadere l'animo di tutti noi deve essere la lucidità, ovvero mantenere uno stato razionale anche durante una discesa così forte, un sell-off, come viene indicato in termini tecnici, da parte dei mercati azionari. È chiaramente l'aspetto più difficile da avere in situazioni di così alto rischio sui mercati finanziari, con una, come detto, una contrazione dei consumi che potrebbe perdurare per alcune settimane, e quindi restare lucidi, mantenere uno stato di razionalità durante un crollo dei mercati finanziari è necessario, ed è necessario perché bisogna essere in grado sempre di determinare quelli che sono i possibili rischi da qui al futuro, che impatto avranno sull'andamento della borsa e soprattutto sulla vita di tutti noi. E allora facciamo un po' un attimo un passo indietro e vediamo dove i risparmiatori si sono concentrati di più nel 2019, perché questo ci aiuterà un po' a capire anche quali saranno gli aspetti futuri, ovvero il tema di questo webinar. Nel 2019 la classe media americana e anche gli hedge fund hanno incentrato il proprio interesse soprattutto sull'equity americana, che, come vedete qui dal grafico, raggruppa il capitale più ampio e più alto rispetto a tutti gli altri, rispetto all'equity anche degli altri paesi, sia europei che della Cina orientali, come abbiamo detto anche all'inizio webinar, ma anche e soprattutto ai bond e ad altri asset allocation. L'equity americana, che va sempre a rappresentare il focus dei principali investitori, ovvero con oltre 9.000 miliardi di dollari, che è una cifra monster, altissima. Le analisi del mercato azionario americano, l'indice S&P 500 è cresciuto solamente nel 2019, quindi appena lo scorso anno, del 28, quasi 29 punti percentuali, con praticamente tutti i settori dell'equity americana, quindi del mercato azionario, che hanno chiuso il 2019 in verde, in positivo, quasi tutti. I principali positivi sono stati, li possiamo raggruppare con il settore dei semiconduttori. AMD è una delle società che è cresciuta di più rispetto a questo settore. Il settore dei finanziario digitale, quindi non parliamo delle banche come le conosciamo da sempre, ma del settore fintech, ovvero di quel sistema finanziario che si è evoluto sfruttando proprio l'accrescimento della tecnologia. Un altro settore molto positivo è stato quello dell'aerospaziale, con società che hanno visto un incremento della capitalizzazione in borsa dovuta proprio ad un aumento delle risorse a disposizione nell'economia reale. Altri settori che poi rientrano in questa speciale classifica sono sicuramente il settore tecnologico, che ritroveremo più volte nel corso delle prossime slide, e anche l'industria diversificata. Ma un occhio attento è da porre anche sulla ricerca medica, che secondo me, anticipo qualcosina, sarà uno dei settori più sottoposti all'interesse di tutti noi nei prossimi anni, soprattutto dopo questa emergenza sanitaria, e anche il settore delle assicurazioni. Mentre la parte negativa, lo abbiamo anticipato poco fa, è stato anche il settore petrolifero, dell'oil and gas, che nel 2019 ha già conosciuto un periodo di decrescita difficile, che poi da gennaio, lo abbiamo visto, ha iniziato ad aumentare ancora di più questo periodo di difficoltà, fino poi a sfociare, abbiamo detto pochi minuti fa, a questa decrescita dei consumi a livello globale. Altri settori negativi poi sono quelli riguardanti le comunicazioni e anche, guardate qui, le banche, soprattutto le banche non americane, quindi il settore bancario europeo, che sappiamo ormai dal 2009 ad oggi non ha mai avuto una vera e propria ripresa. Questo è invece il pannello che ci fa vedere chiaramente la situazione a chiusura del 2019, quindi va a riprendere un po' gli aspetti di cui abbiamo parlato. I settori più in crescita sono evidenziati chiaramente in verde, con il settore tecnologico che comunque l'ha fatta quasi da padrona, se non al 100%, ma con incrementi decisamente interessanti, e lo sappiamo bene, azioni come Google, Facebook, Microsoft, Amazon, ovvero tutte quelle che vanno a rappresentare il comparto dei cosiddetti FANG. Nel corso di questa crisi, invece, Angelo, alcuni settori sono cresciuti rispetto ad altri, l'abbiamo visto, crollo del mercato, ma alcuni settori hanno
invece incrementato le proprie performance. Un primissimo settore è quello dedicato alle piattaforme online di comunicazione, settore di nicchia che però in queste settimane è cresciuto tantissimo. Proprio l'applicazione che usiamo in questo momento, Zoom, è stata una delle azioni che ha conosciuto un incremento da record. Qui le quotazioni sono riportate ad alcune settimane fa, ma fidatevi, vi assicuro che questi incrementi sono addirittura aumentati nelle ultime settimane. Altro settore tecnologico riguarda il delivery, ovvero le consegne a domicilio. Ormai è qualcosa che forse diventerà sempre di più, diciamo, di nostra conoscenza da qui alle prossime settimane. Mentre un altro settore che rientra in questo podio è quello dedicato alla telemedicina, quindi anche ai settori di sostegno, cure, visite mediche che ormai non vengono più fatte, o meglio, magari verranno fatte sempre meno in ragione, diciamo così, in ambienti chiusi e più invece in comunicazione, tramite comunicazione online. Chiudo anche con questa slide, Angelo, perché le categorie di prodotti e-commerce che sono stati venduti di più in queste ultimissime settimane, chiaramente un incremento altissimo è stato relativo ai prodotti di dispositivi igienici e quindi di protezione individuale, ma tantissimo di questo incremento l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo nel settore del food. Qualcuno prima nella chat ci ha inviato un po' una domanda relativa al settore del food. Ecco, sappiamo che nelle ultime settimane ha avuto un incremento fortissimo, a discapito invece del settore dell'abbigliamento, che chiaramente in queste settimane ha perso un po' di forza. Angelo, secondo te questo rispecchia un po' quelle che sono le esigenze di tutti noi, ma chiaramente a livello globale? Questo è abbastanza evidente, no? Basta vedere la guerra che c'è in Italia e tutti gli altri paesi per riuscire a recuperare mascherine, guanti, eccetera. Io un passo indietro al volo, per poi procedere, magari affrontare anche domande un po' più legate all'Italia, come qualcuno ci ha richiesto nella chat. Se torniamo un attimo slide indietro, quella che faceva vedere la mappatura di titoli più che hanno preso croce di più, eccola questa qui, grazie. Ecco qua, se vedete, i titoli che sono croce di più sono Apple, Google, Microsoft, Amazon, Baba, eccetera. Ora, vi do un numero, è il 20% delle S&P 500, ossia il 20% dell'indice che riunisce le 500 società più grandi americane, quindi tre più grandi al mondo, è composto da 5 società, il 20%. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook e Microsoft. Finito. Sono 5 società che comandano tutto. È una cosa che non si vedeva svariati decenni, come la concentrazione di soldi. Sapete che Amazon è una delle prime società al mondo come capitalizzazione dietro Apple, vale 1.1 trilioni, Netflix sta volando, anche Netflix, Microsoft, giù di lì, Apple chiaramente continua a correre, Facebook un pochino più a fatica, ma insomma, questo per farvi capire perché per investire l'Italia è uno di quei paesi, quando ho iniziato io a affacciarmi al mercato azionario e comunque il settore degli investimenti, l'indice italiano nell'anno 2000, correva marzo del 2000, valeva 52.000 punti. L'S&P valeva 1.100 scarso. Ora l'S&P vale 2.008 e ha fatto 3.004, quindi praticamente ha fatto oltre il 150, quasi 200%, 150-180%. L'Italia da 52.000 punti oggi ne vale 17.000. Ecco perché io sostengo sempre, c'è stata ieri la conferenza di Warren Buffett. Warren Buffett, è facile che lui è diventato miliardario in America, tanto in ogni caso o arriva il governo o arriva la banca centrale che fa il bailout e tutto ricontinua a risalire. Ecco perché io sono sempre molto scettico e suggerisco ai miei investitori di lasciar perdere l'Italia come paese per il livello di investimento sui titoli azionari, ma di mettere i soldi in altre cose. Beh, sicuramente sì, anche da un punto, questo è anche un po' un retaggio culturale, sicuramente in America si è più pronti ad investire sull'equity rispetto all'Italia, dove magari certo. si è sempre un pochino un passo indietro, però condivido anche questa osservazione. Tra l'altro hai nominato Apple, Facebook, Amazon, quindi tutte le aziende che ricoprono un ruolo determinante nel settore tecnologico, che è una delle chiavi di
uno dei fattori ai quali presteremo più attenzione tra pochissimo, nell'ultima parte. Intanto, chiaramente, la parte tecnologica è importante nella vita di tutti noi, ma soprattutto nella generazione Z, ovvero i millennials, quella età generazionale che va dai 18 ai 34 ai 35 anni all'incirca, che tra l'altro, dati alla mano, è la generazione che consuma di più, che spende di più, ovvero quella che... diciamo in grande fa girare un po' l'economia, soprattutto digitale e tecnologica, perché i ragazzi preferiscono sì i brand tecnologici, le ragazze magari sono un po' più propense all'acquisto di quelli che sono abbigliamento, materiali di abbigliamento e cosmetici, ma soprattutto è una generazione che già prima di questa emergenza sanitaria ordinava prodotti tramite le piattaforme online, e quindi dava un grosso impulso a questo settore che, ripeto, nelle ultime settimane sta esplodendo, perché ormai tutti noi siamo portati e costretti comunque ad utilizzare piattaforme online. Contenuti di intrattenimento, YouTube, Disney Plus, Netflix, ormai sono sulla bocca di tutti, e infatti anche la stessa Netflix si introduce nella generazione X, ovvero la generazione che va dai 35, la fascia di età che va dai 35 ai 55 anni. Ormai sta entrando nella vita di tutti noi. Vi può sembrare banale questo ragionamento, però la divisione in fasce di età, quindi per generazioni, ci aiuterà tra poco a capire quali possono essere i settori chiave verso i quali dovremmo orientarci da qui ai prossimi anni. Anche perché ogni generazione ha sempre avuto i propri interessi, come nel caso dei baby boomers, ovvero la generazione che va dai 55 ai 65, 70 anni, ovvero la generazione nella quale alcuni marchi sono rimasti capisaldi, fedeli a quelle che sono le abitudini dei consumatori. Questa è una ricerca americana per l'americano medio, ma anche comunque per la... diciamo così, per la parte europea, il marchio Kellogg's è uno dei marchi del brand che è rimasto più forte col passare del tempo. Ha avuto un percorso di vita parallelo proprio a questa generazione dei baby boomers. E il valore del brand è importantissimo. Questo inizia a farci capire cosa significa il valore del brand. Valori del brand per settore, qui riportato un grafico a torta in cui lo spicco più grande, la fetta più grande della torta è sicuramente occupato dalla parte tecnologica, ovvero tutte quelle aziende che fanno parte del settore tecnologico, seguito a pochissima distanza dal settore bancario e poi dal retail. Per retail indichiamo aziende come Amazon, mentre un'altra precisazione va fatta per quanto riguarda il valore del brand per paese, ovvero gli Stati Uniti, anche qui abbiamo visto i dati prima in apertura di webinar relativi al PIL, alla produzione, alla ricchezza nel mondo, chiaramente questa ricchezza viene ridisegnata sulla torta, su questa torta, e il valore del brand addirittura va a prendersi quasi il 50% dell'intero, di tutte le aziende che possono essere raccolte nel mondo azionario. I primi quattro brand per valore? Beh, chiaramente al 2020 siamo già su Amazon, Google, Apple, Microsoft, quindi come diceva benissimo Angelo prima, ho anticipato questa slide proprio perché ormai è così scontato che il settore tecnologico sia il più forte, il più grande tra tutti, e ritroviamo sicuramente queste aziende in primissima posizione. Qui non parliamo di capitalizzazione di mercato, perché Amazon ormai... sul mercato azionario è arrivata ad accumulare oltre 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, una cifra che fino a pochi anni fa era impensabile. Qui parliamo di valore del brand, che è già 220 miliardi di dollari per quanto riguarda Amazon, e poi seguire tutte le altre aziende. Ma un altro fattore interessante è proprio l'aumento di valore che c'è stato nel 2019 fino al 2020, ovvero la crescita esponenziale di alcune aziende, prima fra tutte Tesla. Magari non rientra proprio nel settore tecnologico, però anche qui c'è la capacità di tantissime aziende di innovarsi e di regalare al mercato anche delle promesse, se non proprio dei progetti veri e propri, come nel caso di Tesla. Angelo, sicuramente il futuro di Tesla si sta diramificando in diverse direzioni, sta raccogliendo tantissimi progetti, tantissimi investimenti, anche qui la capacità di un'azienda di valorizzare il futuro, ovvero ciò che tra poco prenderemo in considerazione. Sì, sai, Tesla alla fine
un po' guidata dal genio del suo CEO e sregolatezza, il quale proprio ieri, due giorni fa in realtà, ha sostenuto che le azioni Tesla, cioè la sua società, valevano troppo, erano troppo costose, e ha fatto meno 14 quel giorno le azioni, togliendo diversi miliardi di capitalizzazione. Vero che promette molto Musk, è vero che comunque ha deliberato un cambiamento nel settore, se ci pensate, automobilistico, che negli ultimi 20-30 anni ha innovato molto poco a livello di singolo brand. Si sono, diciamo, fuse a società, la Fiat ha comprato prima Chrysler, adesso si fuse con Peugeot, ma a livello di sostanziale innovazione tecnologica c'era poca roba. La Tesla è stato dirompente a livello sia di brand, ma soprattutto di tecnologia, chiaramente. Ed ecco che quindi si parla di un nuovo paradigma del settore auto, e tutte le altre case stanno rincorrendo Tesla. Ma come sapete, il peccato, uno dei peccati d'Italia, è che purtroppo investe molto poco in educazione e soprattutto in ricerca. Questi sono, se vedete, se pensate, la maggior parte delle nuove tecnologie vengono quasi tutte dall'America, che spende tantissimi soldi in ricerca, oppure da piccoli paesi. Se vi ricordo un esempio per tutti, la Nokia, che è nata in Finlandia, un paese di 5 milioni di abitanti, ma che spende 3,8 del proprio PIL in ricerca. Noi spendiamo meno dell'1%, 0,6, 0,7 se non sbaglio, quindi vi rendete conto come chiaramente i paesi che investono in ricerca sono i paesi all'avanguardia nel futuro, che si posizioneranno meglio di tutti gli altri. Esattamente. Magari qualcuno, ecco, si sta chiedendo dove vogliamo arrivare con queste slide, con questo webinar. Beh, chiaramente adesso inizieremo a vedere quali sono i fattori chiave che condizioneranno il cambiamento dello scenario economico da qui ai prossimi anni, per concentrare la maggior parte dei nostri interessi, dei nostri investimenti, proprio per fare il punto della situazione e capire su cosa dobbiamo esporci da qui ai prossimi anni. Anche perché, scommetto, dati alla mano, l'Istat rileva che quasi il 90% degli italiani partecipano a dei piani di accumulo e degli investimenti. Hanno depositi chiaramente presso le banche con dei capitali che vengono investiti in alcuni piani di accumulo, ma di questa ricerca del 90% degli italiani, di quasi il 90% degli italiani, il 95% non sa assolutamente su cosa stanno investendo, perché si affidano alle strutture come banche che sì, ci mostrano magari l'equity, gli andamenti che riusciamo ad avere, ad accumulare nel corso degli anni, ma non riescono a fornirci indicazioni su cosa si sta investendo. Non sappiamo nella pratica un piano di accumulo cosa contiene o qual è la strategia, che è la cosa più importante, che segue la banca o l'ente dove noi stiamo effettuando questo investimento, che è la cosa più importante. Non possiamo investire i nostri capitali senza avere un'idea di uno scenario futuro, ovvero come si sta evolvendo il mondo e dove andremo. E allora dobbiamo cercare di capire quali sono i prossimi fattori che condizioneranno il cambiamento. Ne abbiamo cercato di individuarne 8, ovvero 8 chiavi, 8 letture che possono aiutarci a capire quale sarà il proseguio da qui ai prossimi, almeno ai prossimi 10 anni, e come evolverà lo scenario economico a livello globale. Un primo fattore è sicuramente l'invasione tecnologica. Ho denominato questa prima chiave come invasione tecnologica, ovvero, e l'abbiamo già accennato, ne parlava anche Angelo poco fa, guardate questa slide. Nel 2013 le prime 5 aziende per capitalizzazione di mercato erano Apple, e seguita poi da 4 aziende che rientrano, 2 nel settore petrolifero e 2 invece, diciamo, nel comparto retail, perché anche la Berkshire ha diverse esposizioni nel comparto retail. Mentre nel 2020, primo trimestre, siamo ad oggi, le prime 5 aziende per capitalizzazione di mercato sono tutte 5 tecnologiche: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Alphabet, chiaramente è la controllata, Alphabet è la controllata di Google, e poi Facebook. Perché? Perché ormai l'invasione tecnologica la ritroviamo sotto tantissimi aspetti. Uno, possiamo prenderlo in riferimento con questo grafico. Guardate qui, leggete i numeri. Secondo me sono molto, molto interessanti. In un minuto, in solo 60 secondi, nel mondo vengono spediti più di 18 milioni di messaggi, vengono visualizzati più di 4 milioni e mezzo di video, tantissime interazioni con tutti gli altri social, un numero spropositato di mail che vengono inviate,
un numero elevatissimo di video anche tramite piattaforme come Netflix, che come detto sta prendendo sempre più possesso delle nostre vite. Angelo, questi dati secondo te rispecchiano quello che è il vero e proprio, la vera e propria invasione tecnologica? Beh, l'invasione tecnologica è sottile, non se ne accorge quasi nessuno, ma è ormai praticamente tutti in qualche modo sono, diciamo, protagonisti e vittime della stessa. Io penso che un po' tutti utilizziamo tecnologia, che possa essere da WhatsApp piuttosto che a Instagram, piuttosto che il cellulare o l'email stesse, o vedere Netflix o comunque i canali in streaming. È un processo inarrestabile. Chi rimane fuori, purtroppo, in qualche modo è tagliato chiaramente fuori dal processo produttivo, e che penso abbiano un peso. Ormai l'economia di scala delle società tecnologiche è diventata pazzesca, chiaramente, no? Un Facebook che prima era nato in un garage, adesso è diventato mondiale, che colpisce tutti. Quindi è evidente di come la tecnologia continuerà a farla da padrona. Mi pare che c'era un secondo sondaggio, se non sbaglio, sì. Gio, da fare. Sì, lo facciamo adesso. Sì, bravo, ecco. Lo facciamo adesso prima di andare avanti. Nel frattempo, mentre i partecipanti daranno una risposta, proverei magari a porvi qualche domanda. Per esempio, c'è Marta che dice dove investire oggi? Parlo io, vado io, Giorgio? Faccio io? Sì, prego. Allora, un paio di considerazioni. Sapete che i tassi di interesse in Europa sono meno 0,5. I tassi in America sono 0,025, i tassi in Inghilterra sono 0,1, i tassi a livello globale sono praticamente bassissimi o 0 o addirittura negativi a livello, soprattutto nelle economie sviluppate, avanzate come quelle europee, americane, eccetera. Le azioni, quindi mi viene da pensare, quindi cosa vuol dire? Che il rendimento dell'obbligazionario è ai minimi storici. Pensate che l'Italia, il BTP, vi do un esempio chiaramente molto più pratico e concreto con l'italiano, il BTP, che quando l'inflazione era a livelli in doppia cifra, 11-12%, negli anni 90 pagava anche il 13-14% del BTP, con una, diciamo, un rendimento medio del 4% pre-euro, sapete che il BTP prima della crisi, febbraio quindi, quando non era previsto l'aumento del debito, era riuscito a scendere sotto un punto percentuale. Quindi io, che avevo il BTP in mano, avevo un rendimento a 10 anni dello 0,8%. Il rendimento corrispettivo del decennale tedesco ad oggi è meno 0,5. Cioè io mi compro il decennale tedesco e prendo meno soldi di quello che metto tra 10 anni. Quindi prevedo, dato che la situazione è abbastanza complessa, non prevedo, c'è deflazione, ossia i prezzi tendenzialmente, a parte i beni che ha fatto vedere prima Giorgio, quindi guanti piuttosto che beni di prima necessità, tutto il resto è crollato perché non c'è domanda, ovviamente le macchine non si compra nessuno, i motorini non si prende nessuno, insomma, altri beni non li compra nessuno perché non esce, chiaramente. È chiaro come c'è un periodo di deflazione, quindi i prezzi che scendono. In una fase deflattiva tendenzialmente è complicato investire, perché se investo sui bond praticamente con rendimenti così bassi non mi danno più niente, evidentemente. Le azioni hanno un senso, ma il problema è che le azioni rischiano. Avete visto il grafico di Giorgio, dove in un mese l'indice italiano, lasciamo perdere l'America, la Germania, l'indice italiano ha perso il 40% del suo valore, quindi immaginate, mettete 100.000 euro, me ne trovate con 60 dopo un mese e mezzo, e oggi che dopo un recupero di un mese ne avete trovate 70, quindi comunque meno 30% in un mese e mezzo, due mesi, e comunque sono, come dire, squilibri e volatilità molto elevate, quindi le azioni secondo me vanno bene. Eviterei l'Italia, purtroppo, per le considerazioni che ho fatto in precedenza, e punterei più su azioni americane in momenti di discesa, ma anche là dobbiamo essere pronti a aspettarci delle movimentazioni importanti e significative. E io suggerisco una parte, che corrisponde a un 10-15%, di metterlo, una parte investire in oro quando l'oro dovesse iniziare a scendere, un 10%, 15% massimo, in prodotti alternativi che cercano un rendimento assoluto, quindi andando a investire sia cercando di speculare al rialzo sui prezzi di
azioni piuttosto che di valute o di materie prime, ma anche cercando di utilizzare i prodotti messi a disposizione adesso per gli investitori qualificati, di speculare al ribasso quando quindi i prezzi scendono. Ecco, questo io noto, dato che comunque noi qui a Londra sono un po' all'avanguardia di queste cose, molti investitori si stanno dirigendo verso, come vedo anche qui, operatori specializzati, perché il classico istituto bancario, secondo me, e pare che anche secondo molte le persone che ci seguono, non riesce più a soddisfare le esigenze crescenti e diverse da parte di una clientela che stufa di lasciare ogni volta i soldi in banca e ritrovarci sempre meno. Quindi il professore ci sta dicendo di diversificare anche il sondaggio lo dice, cioè cercando di tenere il rischio piuttosto basso, e seguendo anche l'indicazione del sondaggio, di affidarsi a persone altamente specializzate. Perché poi in fondo il problema vero è quello di studiare e cercare di capire prima come si muoveranno i mercati domani, dopodomani, questa notte, insomma. Sì, vero? Soprattutto in una fase come questa, con tassi a zero per almeno per 2-5 anni almeno, penso che se uno vuole cercare dei rendimenti o si butta sull'azionario, ma lì deve essere pronto ad avere della volatilità molto molto elevata, o su prodotti specializzati, e poi mi farà un'illustrazione lo stesso Giorgio, che magari possano dare almeno nell'ottica di diversificazione un prodotto diverso dove poter mettere un 10-15% del proprio investimento e cercare rendimenti, non dico più sicuro assolutamente, ma sicuramente in ottica di diversificazione molto più valida. Ok, grazie. Allora il sondaggio l'abbiamo un po' commentato, possiamo andare avanti, Giorgio? Sì, un buon 70% quindi, ma sì. Questo credo sia abbastanza facilmente verificabile, perché i fondi specializzati creano e provano ad effettuare con buon esito quello che stiamo cercando anche di fare in maniera più ristretta e sicuramente più contenuta in questo breve webinar, ovvero di andare a ricercare quelli che sono i fattori che potrebbero spingere da qui ai prossimi anni l'economia. Una domanda di Stefano, magari poi rispondiamo dopo, sull'inflazione, no? Io sono diversi giorni che mi sto studiando un po' la situazione dell'inflazione, da shock, di supply, di liquidità, però magari ne parliamo dopo, che è un po'... La raccogliamo dopo, perché è una domanda molto intelligente questa di Stefano, grazie per la briga. Vai, ecco, magari la potremmo anche introdurre in questo aspetto, perché il secondo fattore da prendere a riferimento è sicuramente l'evoluzione del denaro, ovvero è vero che la definizione di denaro sta diventando sempre più sfocata, perché le banche centrali creano miliardi di dollari di valuta dal nulla, soprattutto a seguito poi della crisi finanziaria, creano tra virgolette. Ma indipendentemente da ciò che è il denaro o cosa non l'è, le persone ne prendono comunque in prestito in enormi quantità. Questo è un grafico che rappresenta il debito mondiale. Quasi il 32% è da ricondurre alle attività che vengono svolte negli Stati Uniti, chiaramente, mentre una fetta molto importante è anche posseduta dal Giappone, che addirittura raggiunge quasi il 20%. Nonostante non abbia un PIL così grande in confronto a paesi come la Cina o come gli Stati Uniti. Ecco, qui magari anche il discorso dell'inflazione, possiamo già rispondere a questa domanda, Angelo. Ovvero la prova a riprendere, perché Stefano appunto ci chiede, con tutta questa iniezione di liquidità non partirà l'inflazione? È una domanda molto intelligente e interessante. Allora, ripeto che io sono molto attento, anche come insegno all'università, alle situazioni inflazionistiche che possono derivare da una shock della domanda di liquidità come questa che sta mettendo in atto la Fed, la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Giapponese, la Banca Centrale Inglese, eccetera, eccetera. Allora, fondamentalmente l'inflazione molto spesso, in tanti casi, è dovuta chiaramente a una crescita dei prezzi molto elevata, e alla quale appunto non si riesce a rispondere con adeguata fermezza. La realtà è che la maggior parte dell'inflazione è guidata dai prezzi delle materie prime, quindi il petrolio in particolare, se ricordate, appunto un po' di inflazione c'è stata negli anni 2008, quando il petrolio arriva a $140 al barile, quindi con un petrolio che sta a 20, nel brevissimo è da escludere un'inflazione, anzi è vero il contrario, una deflazione,
perché l'aggregate demand, quindi la domanda a livello globale, scende inevitabilmente, perché il PIL ovviamente crolla, nonostante l'afflusso di denaro da parte del Banco Centrale, la domanda rimarrà comunque nel complesso debole, proprio per motivazione che anche l'offerta di beni è comunque scesa, perché la produzione chiaramente è crollata. Detto questo, nel medio periodo, nel breve, quindi da adesso a qualche anno, io prevedo che la fase deflattiva sia preponderante. Tuttavia, ritengo che se le banche centrali non saranno in grado velocemente di togliere quello che hanno adesso messo a livello di massa monetaria, a quel punto si potrebbe essere il prezzo che inizia a rincorrersi e potrebbe scoppiare l'inflazione. E sottolineo che per un paese come l'Italia, una moderata crescita con inflazione mediamente tra il 3 e il 4% sarebbe ideale. Sapete perché? Ci riduciamo il costo del debito, ci riduciamo il pagamento degli interessi. Per noi è il top. Come Italia, se riusciamo a creare, purtroppo non dipende da noi, perché ovviamente non abbiamo in mano le chiavi della politica monetaria, ma sarebbe il top se riusciamo a gestire possibilmente una misura inflazionistica al 3-4%, una crescita intorno a 1,5-2, sarebbe l'ideale per riuscire a pagare molto meno a livello di debito, di interessi. Arrivano altre domande, ma a queste magari risponderemo dopo. Sì, vedo che finisci questa parte qua per rimandare un filo. Sì, quindi perché poi... una porta, torno subito. Prego, prego. Le successive chiavi, i successivi fattori ai quali porre la nostra attenzione nei prossimi mesi, nei prossimi anni, chiaramente anche lo spostamento della ricchezza. Questo è abbastanza anche interessante come ragionamento, perché la ricchezza, lasciatemi un po' questa licenza, non è stagnante, perché continua a muoversi da una parte all'altra del pianeta, e sicuramente lo abbiamo visto prima con il grafico, se ricordate, la classifica del PIL proporzionato per il potere di acquisto sta mutando velocemente, sta cambiando velocemente negli ultimi anni, e questo grafico qui riporta chiaramente dove sta impattando di più, dove sta crescendo di più il potere di acquisto e la ricchezza. In Cina siamo arrivati al 35% rispetto a un 18% degli Stati Uniti, che anche se sono il paese che produce più PIL al mondo, però in rapporto alla potenza del paese interno chiaramente sta perdendo terreno. Abbiamo una Cina che cresce tantissimo, un'India già all'8%, che addirittura ingloba e sorpassa l'intera Unione Europea. Quindi ancora una volta spostare l'attenzione verso la parte asiatica, verso l'Asia nella fattispecie con paesi come la Cina, l'India, il Bangladesh, come detto prima. Anche perché la ricchezza non riguarda solamente i miliardari e le grandi società, ma sta cambiando in tantissimi modi interessanti. Come detto prima, anche i millennial guidano la classifica degli investimenti, quindi badiamo bene anche a questo fattore. Quindi lo spostamento della ricchezza, dove si stanno concentrando di più le masse e soprattutto i consumi a livello globale. L'Oriente, la promessa d'Oriente, ovvero anni fa si parlava tantissimo, e si continua a farlo chiaramente in questi anni, della crescita della Cina. E allora prendiamo ancora una volta il riferimento alla Cina. Guardate questo grafico, qui viene rapportato, viene messo in evidenza come ogni singola città con più di 1 milione di abitanti in Cina produce un PIL che è più grande di tantissimi paesi nel mondo. Qui sono riportate delle città che hanno dei PIL più alti rispetto a paesi come Ecuador, il Perù, il Cile, ma anche per paesi chiaramente africani che non hanno ancora un impatto così notevole nella produzione mondiale. Ma vi potrei stupire con la prossima slide, perché facciamo riferimento a delle città, come detto, con più di 1 milione di abitanti che producono già tantissimo PIL, ma in Cina ci sono oltre 100 città con più di 1 milione di abitanti, e la maggior parte di queste hanno un PIL elevatissimo. Guardate qui come paesi, come questi riportati, alcuni dei nomi impronunciabili sicuramente, ma hanno già un PIL più elevato di tantissime nazioni europee, come i paesi scandinavi, Finlandia, Svezia, Norvegia, la Danimarca, ma anche tutta la parte a est rispetto a noi, quindi l'area balcanica, città cinesi che per sviluppo del PIL negli ultimi anni hanno avuto una crescita fortissima. Non è evidenziata qui chiaramente l'Italia, come anche la Francia e la Germania, ma basta mettere insieme alcune di queste città per avere un PIL che va a superare quello dell'Italia. Basta mettere insieme le città che si sono sviluppate sul delta del fiume Yangtze, che raccolgono
un PIL che addirittura genera più di 2.500 miliardi, quindi super, nettamente superiore a quello del nostro paese. Questo proprio, ancora una volta, a sottolineare la crescita del paese cinese e dell'area orientale. Un altro dei settori chiave, dei fattori chiave al quale guardare, prima abbiamo parlato di invasione tecnologica, adesso spostiamo la nostra attenzione sull'accelerazione tecnologica, perché il 5G sarà uno dei fattori chiave da qui ai prossimi anni, sicuramente. Questo grafico riporta quello che è stata la crescita in determinati settori. Chiaramente si parte dall'inizio del 1900 con le linee telefoniche, la radio, l'elettricità, che sicuramente in questi ultimi anni hanno avuto sempre una crescita esponenziale, ci mancherebbe altro, hanno tenuto questi livelli altissimi, ma ci sono tantissime altre tecnologie che con il passare degli anni, con lo sviluppo tecnologico, hanno subito una decrescita a favore, chiaramente, delle nuove tecnologie. Quindi lo sviluppo dei computer, dei cellulari soprattutto, che guardate nel grafico, sta avendo un'accelerazione fortissima, e poi l'avvento negli ultimi 10 anni dei social media, degli smartphone e di chiaramente di tutti i fattori tecnologici, come anche il tablet e le nuovissime tecnologie, le nanotecnologie. Faccio un esempio molto rapido, magari qualcuno non lo conosce, ma per farvi capire un po' quanto è forte questa accelerazione negli ultimi anni, se prendiamo ad esempio torno indietro con le slide, se prendiamo ad esempio il gioco Pokémon Go, che è un qualcosa che magari riguarda l'attenzione dei più giovanissimi, però è riuscito a raggiungere in soli 14 giorni, ben 50 milioni di utenti. Se mettiamo in confronto con il settore automobilistico o della telefonia, ci sono voluti tra i 50 e i 60 anni prima di raggiungere un numero così alto di utenti. Quindi questo vi fa capire quale è l'impatto della tecnologia negli ultimi anni, soprattutto in riferimento al 5G, che è uno dei settori che prenderemo in considerazione tra poco, sul finire di questo webinar. Un altro fattore chiave è la rivoluzione verde. Prima abbiamo parlato di petrolio. Questo è un grafico che ci mostra come le materie prime sono state sfruttate sempre in riferimento agli Stati Uniti dal 1850 in poi. Chiaramente per tantissimi anni il carbone l'ha fatto da padrona, perché ha raggiunto livelli quasi del 90% per quanto riguarda lo sfruttamento e l'utilizzo come materie prime. Ma negli ultimi 50 anni la musica è decisamente cambiata, soprattutto dagli anni 2000 ad oggi, da quando le energie rinnovabili hanno iniziato ad aumentare come utilizzo, come sfruttamento, come produzione, e si stanno ricavando già una buona fetta di mercato. E lo spazio che vediamo qui in alto nel grafico di colore arancione è decisamente più piccolo rispetto ancora all'utilizzo che si fa di petrolio, anche se lo abbiamo visto prima. Il professore ce ne ha parlato in maniera accurata, ci ha spiegato tantissimi fattori. Questa riduzione del prezzo del petrolio potrà avere anche degli impatti futuri, magari proprio a discapito delle energie rinnovabili. Una delle domande che è arrivata prima in chat, Angelo, è stata proprio questa. Si parla tantissimo di New Deal sul settore energetico, però al tempo stesso il settore energetico, quindi le risorse rinnovabili, hanno effettivamente la forza per sostenere uno sviluppo nei prossimi anni così impattante da poter sostituire le materie prime che vediamo qui nel grafico, quindi il nucleare, l'utilizzo di natural gas, il carbone e il petrolio stesso? Ma il petrolio già quando arrivava a 60-70 dollari a barile era conveniente rispetto alle rinnovabili che non fossero subsidized, quindi sostenute da aiuti statali. Con il petrolio a 20 dollari non c'è proprio per nessuno, conviene molto di più prendere il petrolio e chiaramente utilizzarlo piuttosto che qualsiasi altro tipo di energia verde. Dal punto di vista puramente economico non c'è paragone. Dal punto di vista invece di culturale, di nuovo Green Deal, di quelle che sono le nuove tendenze in essere contro appunto l'inquinamento dovuto prevalentemente al carbon fossile, ecco che quindi si stanno sviluppando queste nuove tendenze, e l'Europa aveva già detto, proprio prima che scoppiasse la crisi, parliamo di 6 mesi fa, a lezione anche meno, lezione di Ursula von der Leyen come nuovo Presidente della Commissione Europea, aveva sostenuto che l'Europa avrebbe messo a disposizione un fondo molto importante, parliamo forse di un trilione, per i progetti verdi, quindi cofinanziati, quindi sostenuti dagli Stati, dall'Unione Europea. Io credo che si andrà sempre di più verso questa direzione. Il dado è abbastanza tratto, a parte l'America, che come sapete con Trump vede un po'
non viene dedicato come cattiva convenienza per la società, ovviamente, utilizzare altri tipi di energia alternativa, continuano a puntare sul petrolio, anche perché ovviamente negli ultimi 5 anni da 5-6 milioni di barili al giorno sono arrivati a 12, quindi vogliono sfruttare questa potenzialità e i costi che hanno sostenuto a livello di investimento le società americane, quindi ecco che l'America è contraria, però fondamentalmente questo è un sentiero tracciato, potrà subire qualche rallentamento, ma secondo me si andrà avanti da questo punto di vista. Quindi io spingo anche molti miei clienti, imprenditori, a continuare a credere in questo settore the green e a cercare, quando verranno pubblicati i bandi a livello europeo, di cercare di sfruttare al massimo le potenzialità e i soldi messi a disposizione dall'Unione Europea. E per quanto riguarda il settore idroelettrico, un'altra domanda che arriva in chat. Lo conosco poco, ma sicuramente è un settore alternativo. Non conosco la marginalità, non conosco i costi struttura nei ritorni. Tuttavia, tutto ciò che non è carbon fossile, penso che sarà in qualche modo sostenuto, aiutato dall'Unione Europea e dai vari stati, soprattutto quelli firmatari dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Un'altra domanda e poi andiamo avanti con le prossime slide. Professore, è sempre sul petrolio perché sicuramente interessa tantissimi. La domanda posta a Stefano che dice: ho capito che le aspettative sono per un petrolio tra i 20 e i 30 dollari per diverso sì, tempo. Possibile. Ma come sopravviveranno tutte le industrie estrattive e gli stati che si basano sulla produzione di petrolio? Allora, do un paio di ordini di grandezza. L'Arabia Saudita, per avere un bilancio in pareggio, avrebbe bisogno di un petrolio a 80 dollari. La Russia avrebbe bisogno di un petrolio a 42 dollari. L'Arabia Saudita, a livello di costi di estrazione, l'Arabia Saudita da 10 dollari in avanti guadagna. La maggior parte dei shale oil, quindi delle nuove società americane che negli ultimi 5-6 anni sono esplose a livello di produzione di petrolio, hanno un costo medio sui 40-45 dollari, di conseguenza loro chiaramente vanno in perdita con un petrolio nel breve a questi prezzi, evidentemente. Tuttavia chiudere un impianto di estrazione con i costi che hanno avuto è piuttosto impegnativo. Questo evidentemente non esclude la possibilità che diverse società falliscano, come di fatto stanno fallendo. Diverse società, Diamond Petroleum e altre in America, hanno chiesto protezione del Chapter 11, la Bankruptcy Protection, quindi hanno già chiesto la protezione del fallimentare. Falliranno ulteriori società, le grandi hanno business più, diciamo, diversificati, riusciranno a gestirsi meglio, penso a un Exxon, penso a un Eni, penso a una Shell, che comunque Shell, per la prima volta, cito questo esempio su tutti, dal 1949 ha tagliato, ha deciso di non disporre il dividendo dal 1949, quindi pensate in che crisi si trova una società petrolifera. Tuttavia io penso che il petrolio è per l'anno prossimo, si dovrebbe ristabilizzare nuovamente intorno ai 40 dollari a barile, probabilmente, se, e c'è un grande se, non ci dovesse essere un secondo round di infezioni e l'economia dovesse recuperare secondo una ripresa a V, o comunque abbastanza più veloce di quella che può scontare al momento il mercato. Quindi questa è la mia previsione, un petrolio che si dovrebbe ristabilizzare nei 40-45 dollari per l'anno prossimo, con un'economia che dovrebbe recuperare. Nel breve ovviamente soffriranno, ma sono comunque società, quelle più capitalizzate, che comunque non avranno tantissimi problemi, le piccole, o falliranno o avranno bisogno di chiedere soldi al mercato, e lì bisogna capire se gli investitori avranno, decideranno di affidargli fiducia e quindi credere in una ripresa dei corsi del petrolio. Per quello riguarda gli stati, anche perché l'Iraq e l'Algeria hanno problemi, ovviamente, però ovviamente la domanda è quella che è, non si può fare molto. Anche per me, perché permettimi di aggiungere un paio di considerazioni, Angelo. Chiaramente hai parlato di shale oil, ormai lo sappiamo bene, in base alla produzione di petrolio. È una tecnologia che è nata proprio a seguito o comunque sugli anni della crisi del petrolio che si è sviluppata dal 2015 al 2016. Come detto prima, l'abbiamo visto prima con il grafico dell'equity americana, dei mercati azionari. Ogni crisi porta delle opportunità, è un po' quello che vogliamo cercare di trasmettere tramite questo webinar. Anche questo periodo di fortissima crisi emergenziale porterà ad una notevole ondata di opportunità. Da questo momento in poi dovremmo un po' rivalutare tutti gli aspetti delle nostre vite e soprattutto delle produzioni aziendali. E anche noi come investitori stiamo facendo questo, ci stiamo riorganizzando, tra virgolette, per capire su quali aspetti concentrare i nostri investimenti.
tramite l'individuazione di questi fattori. Un altro fattore importante è il seguente, ovvero l'evoluzione abitativa. I dati demografici globali cambiano in continuazione. L'ondata della popolazione nei prossimi decenni ridisegnerà completamente quello che è lo scacchiere e soprattutto l'economia globale. Perché? Perché negli ultimi anni sta aumentando sempre di più la migrazione verso i poli attrattivi, ovvero verso le prossime grandissime città. Al 2010 questa è la mappa a livello globale con le città che hanno più di 20 milioni di abitanti. Le vedete? Non sono tantissime, ne abbiamo due sostanzialmente negli Stati Uniti d'America, New York, Los Angeles, alcune in Europa, e poi iniziamo già a vedere come la parte orientale tra l'Asia, tra la Cina e l'India inizia a colorarsi con questi cerchi che proprio vanno ad individuare le città con maggiori abitanti. Ma nel corso dei prossimi anni gli scenari cambieranno ancora più. Queste proiezioni che vengono effettuate ogni 25 anni, quindi nel 2025, ormai prossimo, ma più successivamente dal 2050 fino alla fine di questo secolo, vedranno la nascita di nuove megalopoli, ovvero città che addirittura arriveranno ad inglobare più di 50 milioni di abitanti. Questo è un processo evolutivo del quale bisogna tenerne conto in un'analisi complessiva dei nuovi settori sui quali puntare da qui ai prossimi decenni. E la maggior parte, ancora una volta, per ricollegarci al filo conduttore che ormai abbiamo introdotto all'inizio del webinar, va a cercarsi sempre qui nella zona asiatica, sempre tra l'Asia, tra la Cina e l'India, con uno sviluppo che viene previsto poi successivamente, tra tantissimi anni, anche nella parte... Se mi permetti, Giorgio, sempre in Africa, nella parte orientale. Se mi permetti, sono una battuta su questi numeri, no? Sai, qua parliamo, oggi siamo al 2020, parliamo del 2050, 30 anni, 75, addirittura del 2100. Come diceva qualcuno, noi troviamo già difficile fare previsioni da oggi a domani su quello che succede su un mercato azionario che conosciamo bene, immaginiamo queste dinamiche così complesse. Come diceva qualcuno, è molto complicato fare previsioni, soprattutto quelle che riguardano il futuro, quindi io le prenderei un po' con beneficio di inventario, però è ovvio che chiaramente l'urbanizzazione in questi centri è quasi inevitabile. Mi colpisce l'Africa anche perché vuol dire sviluppare delle infrastrutture a livelli di urbanizzazione piuttosto complessi, chiaramente, ripeto, secondo me rimane un grande punto interrogativo. Per quello che riguarda invece Cina, India, anche il Pakistan con Karachi e altre, penso che la tendenza sia anche abbastanza evidente. Scusate, provo a fare una sintesi di alcune domande. E così faccio un paio di esempi. Dove mi consigliate, adesso non vi chiedo come, ma insomma, dove mi consigliate di indirizzare i miei risparmi del TFR, ok, della buona uscita al mio lavoro, piuttosto dei miei 10 milioni di euro che ho da parte che devo investire da qualche... Diciamo due esempi estremi. Sì. Ma se posso dare un consiglio, fino dal 2010-2008 ad oggi, quindi negli ultimi 10 anni, il rapporto migliore in assoluto che ha comportato un ritorno maggiore è stato quello utilizzato dal più grande hedge fund, uno dei più grandi hedge fund al mondo, quello di Ray Dalio, Bridgewater, che sottolineava come bisognava investire il 60% in bond, il 50-60% in bond, il 30-35% in azionario e un 10-15% in prodotti alternativi. Ora, secondo me il paradigma è un po' cambiato, quindi commodities. Il paradigma è un po' cambiato, secondo me, adesso, perché chiaramente il mercato dei bond è arrivato a prezzi pazzeschi, è difficile che possa pensare di continuare a salire. Sapete che il prezzo del bond sale quando il tasso di interesse della banca centrale scende, perché sono inversamente correlati. Quindi con i tassi a zero o comunque a meno 0,5 addirittura in Europa, è difficile che i prezzi bond possano continuare a salire. Potrà mantenersi stabile con un'inflazione bassa, sì, però non vedo grandi opportunità di guadagno da qui ai prossimi 3, 5, 10 anni sui bond. Anzi, tutt'altro, se dovesse esserci inflazione, è un rischio avere bond in mano. Quindi suggerisco di rimescolare un po' le carte, sia che sia una TFR, sia 10 milioni, io suggerisco un 30-35 in azioni, un 5-10% in commodities, perché secondo il ciclo storico sono sui minimi storici, i minimi durano per un po' di tempo, ma se dovessero recuperare potrebbero dare grandi soddisfazioni, un 30-35% in obbligazioni, per sicurezza più che per cercare, diciamo, utili, e un 15% in prodotti alternativi,
che stanno sempre più prendendo piede. Noi ne abbiamo diversi sulla presenza di Infinox. Ho visto personalmente i dati. No, sapete che Infinox è un broker globale, abbiamo tipo 18-20 uffici in giro per il mondo, da Dhaka piuttosto che a Karachi, piuttosto che andare giù a Lagos o in Brasile, quindi un po' tutto il mondo. Ho visto la tendenza negli ultimi 6 mesi, accentuata negli ultimi 2 mesi, di alla ricerca di prodotti diversi, perché comunque la gente che investe in azioni rischia tanto. Sui bond ormai la gente ha poche possibilità di utili e quindi cercano prodotti alternativi. Quindi riepilogando, un 30, quindi abbassare la quota di bond un 30-35%, da un 40-40-50, per più che altro parcheggiare i soldi in maniera tranquilla, anche se dovessimo o non dovessimo avere utili, però li parcheggiamo in maniera sicura, perché il 13 milioni, sapete che le banche hanno massimo a garanzia 100.000 euro per singolo conto, quindi i clienti grandi hanno queste problematiche, il restante 30% in azionario, possibilmente globale, con attenzione sull'America, il restante 10-15% su oro o comunque commodities, il restante 10-15% su prodotti alternativi, tra cui quelli che abbiamo noi, quelli che, di cui si occupa anche Giorgio. Questo è un pochino il mio suggerimento che do ai miei clienti come asset allocation. Che cosa potremmo suggerire a Marco e Letizia, che ci dicono che negli ultimi 10 anni hanno perso circa 200.000 euro in vari titoli, eccetera, no? Nelle banche, e altre, come uscirne fuori, come recuperare qualcosa? Sentite bene queste cose. Secondo me è chiaro, prima di tutto occorre armarsi pazienza. L'errore più frequente che vedo è quello di cercare di voler recuperare subito velocemente quello che si è perso in corso di tanto tempo. Bisogna armarsi pazienza, cercare degli investimenti abbastanza, fare un mix di investimenti con rischio, cercare di abbassare il rischio e mantenere un ritorno aspettato più alto di quello normale. È chiaro che i tassi zero, i ritorni sono molto difficili da trovare, è per questo che suggerisco un portafoglio molto bilanciato. Se qualcuno ha domande specifiche magari mi può contattare, si può lasciare i miei contatti. Io più o meno curo qualche asset allocation di clienti abbastanza facoltosi, però fondamentalmente qual consiglio bisogna vedere il caso specifico, non ho problema su come investirlo, perché mi rendo conto che la situazione al momento è di avere un, come dire, essere bendati, perché dovunque metti mano o rischi troppo o rischi troppo come l'azionario, oppure rischi che ti vai a tassi negativi come l'obbligazionario e perdi comunque soldi, anche se poco, ma tutti i giorni perdi un minimo di soldi. Quindi questa è un po' la situazione attuale. Ok, Alfredo invece dice: ma la pandemia, oltre ai problemi sanitari, non suggerisce una modifica dei modelli di sviluppo? Quindi immagino che lo dica anche in termini finanziari. Bravo, questa è una situazione interessante, soprattutto su questa slide, no? Sull'urbanizzazione. Tendenzialmente la situazione pandemica dovrebbe portare la gente ad andare via dalle città, chiaramente, no? Perché in metropolitana Londra, quando si accumulano 1.000 persone e non ci cade uno spillo, è chiaro che è un attimo a prendersi il virus, no? Quindi la situazione pandemica secondo me modificherà un minimo questo processo di urbanizzazione, almeno nel breve periodo. A livello di investimenti, nel senso che i soldi, sapete, si spostano a flussi, no? I grandi flussi monetari si sposteranno magari da come sono spostati negli ultimi 3 mesi, 4 mesi, con la società petrolifera che hanno perso addirittura il 50% del proprio valore, di cito Eni, che è un colosso nostro che da 14 euro è arrivato addirittura a 6, adesso sta a 8, ma è un titolo che non è mai visto questi prezzi, mai nella sua storia. Se non l'ho mai visto fare Eni è una delle, che la società era le più grandi società petrolifere mondiali, quindi vi rendete conto come sta già avendo gli effetti a livello finanziario. Si sposteranno sempre più verso settori tecnologici, verso sistemi alternativi di investimento, come quelli che per esempio abbiamo anche noi, anche altre società, che cercano di investire in maniera un po' più modulare a seconda di quelli che sono i settori che tirano di più, e soprattutto di riuscire a speculare nel caso in cui i mercati scendono e non soltanto quando salgono. Questa è un pochino la visione che ho avuto sia a livello strategico sia a livello di consulenza per i miei clienti. Oh, Giuliano mi pone una domanda ad entrambi, la stessa, e mi dice: per quanto voi oggi gestite, attività di consulenza, supporto ai risparmiatori, mediamente qual è, professore, il margine che voi siete riusciti ad assicurare in termini di tranquillità alla clientela? Io dico sempre che di sicurezza c'è solo la morte nella vita, quindi tutto il resto è abbastanza insicuro. Quindi detto questo, dipende molto dal profilo dell'investitore. È ovvio che se
un investitore non vuole rischiare nulla, non gli consiglio neanche di metterli in banca, perché in banca tra costi e comunque il costo di inflazione mascherato uno perde soldi. Metterli sotto il materasso, se è un materasso sicuro e non ti venga a rubare in casa, che è difficile anche quello, no? Quindi la realtà è che io dovunque metto soldi adesso io ho rischi. Ho sicurezza che se metto sui bond poor perdo, sui bond sicuri come Germania piuttosto che altri paesi io perdo fondamentalmente, perché mi danno meno soldi di quello che io metto. Quindi se voglio essere sicuro, io sono sicuro che perderò, ma poco, ma perderò. Questa è l'unica sicurezza che ho adesso. Per tutto il resto conviene fare un'allocazione, poi dipende, sai, il rischio del... Chi non vuole, non ha propenso al rischio, prima li metteva nei bond, adesso i bond, avete visto, non so che hanno, cosa hanno fatto a marzo, i bond hanno fatto più 10, meno 20, quindi bond, non azioni, bond. Ecco, ma quindi... professore, scusi, per poter dare una risposta più puntuale, no? Se la domanda è mediamente... Adesso al di là che lei non può prevedere il futuro, no? Ovviamente, e non può dare assicurazioni al 100% a tutti, ma come è andato, per esempio, come è andata la gestione, adesso non voglio fare i conti in tasca a lei, no? Ma no, noi abbiamo, sì, chiaro, le gestioni nostre, noi abbiamo fatto dei ritorni da un 10-15% anno con dei rischi intorno al 10-15 più o meno, ovviamente si cerca di essere bilanciati, però fondamentalmente i ritorni annuali sono stati discreti, considerando la situazione molto particolare, anzi unica, che si è verificata a marzo-aprile di quest'anno, sia considerando lo stato generale dell'economia. È chiaro che se uno minimo deve poter rischiare, perché non c'è okay, più... Va bene. Però una cosa del genere potrebbe essere... Ci dici? Io direi che potremmo anche accelerare magari questa parte. No, cosa ci dici su questa domanda? Non glissare. No, non glisse, perché abbiamo appena anticipato proprio le ultimissime slide che magari ci mostrano nella praticità di questa risposta. Okay. Quindi le vediamo tra pochissimo. Sì, dai che siamo in arrivo, Siamo in arrivo, l'ultimissima degli 8 fattori da prendere in considerazione, anche per il discorso che abbiamo fatto fin qui, proprio anche fino a qualche istante fa da parte del professore, è il paradosso commerciale. Sappiamo che ormai c'è questa fortissima attività negli ultimi anni e negli ultimi mesi in special modo, alcune tensioni tra i vari paesi, ma anche il paradosso commerciale è un'idea da prendere in considerazione, perché per definizione un commercio, per essere razionale e consensuale fra due parti, deve essere fondato su uno scambio che va a migliorare entrambe le posizioni. E quindi basandoci su questo principio, che ha il beneficio chiaramente anche da parte degli economisti, i paesi di tutto il mondo hanno lavorato per rimuovere quelle che sono le barriere commerciali. Ripeto, negli ultimi mesi si è parlato tantissimo di tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. Non è semplice, anche perché poi si sfocia sempre in uno scenario, in un contesto sociale e politico anche. E al tempo stesso restiamo intrappolati in questo stesso paradosso commerciale, ovvero le forze politiche sembrano favorire il libero scambio, ma poi spesso agiscono nella direzione opposta. E questo potrebbe anche portare dei problemi a livello di investimenti, perché chiaramente con la chiusura di alcune, l'innalzamento di alcune barriere agli scambi commerciali, chiaramente ne risentino anche poi tutti i nostri investimenti. Ma allora, riassumendo, Angelo, per prendere in considerazione questi 8 fattori, tra cui l'ultimo, come possiamo visualizzare il cambiamento? Ovvero, io ho provato a rispondere a questa domanda. Le forze che stanno dietro a un cambiamento non sono sempre evidenti all'occhio nudo, quindi lo vediamo oggi stesso, non tutto è così chiaro di fronte ai nostri occhi, è così limpido. Però attuiamo delle strategie che portano ad avere una situazione un po' più limpida. Io credo che, mettendo insieme tutti i dati di cui abbiamo parlato, le storie, le esperienze di ognuno di noi, e chiaramente delle più grandi aziende, possiamo arrivare a creare un contesto sulle tendenze che andranno a modellare il nostro futuro, e in modo tale da poterci preparare al meglio a quello che potrebbe essere il successivo balzo in avanti nelle nostre vite. Quindi essere pronti, come detto prima, all'accelerazione tecnologica, alle nuove tecnologie che invaderanno sicuramente il nostro mercato, e far fronte a tutti i diversi fattori che influenzeranno la futura accelerazione tecnologica. Avremo gli aspetti, qui ho cercato di riassumere un po' quanto ci siamo detti in queste due ore di webinar, evoluzione demografica, ovvero tenere in considerazione anche gli aspetti relativi all'invecchiamento della popolazione, la globalizzazione e le migrazioni,
in riferimento anche all'urbanizzazione, uno degli aspetti che abbiamo visto per ultimo. La crescita economica globale, abbiamo parlato all'inizio del webinar del PIL, avremo sempre più un aumento del PIL anche successivamente ai momenti che si stanno verificando in questo periodo, quindi far fronte alle emergenze, come detto, occasioni di opportunità. Da queste crisi nascono occasioni di opportunità che porteranno ancora ad un aumento di PIL, l'aumento della forza lavoro e chiaramente gli investimenti. Abbiamo parlato di nuove energie, di nuove politiche ambientali, seguiranno agevolazioni fiscali che in realtà sono già attive negli ultimi anni ma che prenderanno sempre più possesso della scena, le semplificazioni normative e, come detto, le barriere commerciali, uno dei punti ai quali porre riferimento. E infine il quarto di questi mega fattori è quello relativo ai bisogni sociali, quindi, come detto, un occhio di riguardo, sicuramente porre sempre più l'attenzione a una nuova possibile pandemia, ai disastri naturali, perché i cambiamenti climatici impongono anche un'attenzione sempre crescente e maggiore rispetto a queste calamità. E poi la violazione dei diritti umani, perché se ne parla sempre meno, ma è anche uno degli aspetti che va ad interessare il ciclo di vita. Per chiudere, i 5 megatrend. Abbiamo parlato dunque di accelerazione tecnologica, cambiamenti climatici, cambiamenti demografici e sociali, ricchezza e benessere crescente. Come hai detto, la parte dell'area asiatica avrà sempre più un impatto sull'economia globale e chiaramente l'urbanizzazione, il penultimo aspetto che abbiamo visto. Queste migrazioni, questi spostamenti in tutto il globo avverranno sempre più verso i principali poli attrattivi, verso le megalopoli. Punto di riferimento per quanto riguarda accelerazione tecnologica, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e il 5G, che secondo me saranno al centro un po' di tutti i megatrend. E allora, mettendo insieme tutti questi aspetti, tutti questi fattori, dobbiamo leggere all'interno di questo enorme calderone per arrivare ad avere quelle che vengono denominate le chiavi per il successo, ovvero per arrivare ad avere un portafoglio bilanciato. Sono arrivate tante domande, ce ne sono ancora altre, su dove investire, quando investire e sul perché anche. Quindi fare uno studio puntuale e necessario su tantissimi fattori. E dobbiamo arrivare ad avere quindi un portafoglio bilanciato, ovvero avere una solidità all'interno del nostro portafoglio, studiare bene il territorio di caccia, mettiamola così, per arrivare ad avere una diversificazione, uno degli aspetti di cui ha parlato anche il professore prima, e soprattutto avere all'interno del portafoglio una buona parte in liquidità, perché potremmo anche essere messi di fronte ad emergenze di questo tipo, di questo periodo, e quindi avremo bisogno anche di liquidità all'interno del nostro portafoglio. Va bene. Vi passo un'ultima riflessione, magari, che Giovanni ci chiede se è possibile avere, anche se con la risposta sull'accelerazione, le spiegazioni sull'accelerazione tecnologica, una risposta è stata già imparzialmente data, e cioè qual maggior dettaglio su quanto si sta investendo oggi nel settore high tech, quali telemedicina e chi sta investendo. Giorgio, vuoi rispondere tu? Il settore della telemedicina è sicuramente uno dei più in crescita nell'ultimo periodo. L'abbiamo detto anche durante il webinar. Proprio nelle ultime settimane ha avuto un'impennata esagerata, tra virgolette, proprio l'uso di nuove tecnologie, di nuove applicazioni e piattaforme che vanno incontro anche a queste esigenze. Sicuramente la telemedicina va a ricoprire un ruolo importante e lo avrà sempre di più nei prossimi anni, proprio perché si va sempre in continua accelerazione rispetto al progresso tecnologico. Per cui, per avere dettagli magari più specifici, possiamo riparlarli in seguito anche con uno scambio di mail, perché siamo arrivati anche qui in conclusione del webinar. Non so se il professore vuole aggiungere qualcosina. No, io personalmente so che diverse startup su Londra si stanno concentrando su applicativi da utilizzare insieme a Google ed Apple per aiutare e migliorare il sistema medico, soprattutto a livello, non soltanto, cioè a livello pratico di tutti i giorni, ma nel costruire una scheda medica che dovrebbe aiutare da qui ai prossimi anni non soltanto i pazienti, ma anche molte società nel campo delle tecnologie stanno sinceramente investendo nel settore medico, perché chiaramente, essendo comunque foraggiato un sistema statale, potrebbe avere dei grandi ritorni se uno riesce a trovare dei sistemi che funzionano. Va bene. Allora, professor Ciavarella, grazie. Tante belle cose, tanti auguri. Grazie a Giorgio. Possiamo passare all'ultima slide. Penso che ci sia, ci debba essere, vediamo. Sì,
Ecco, e sì, proprio ancora... per andare a vedere quelle, come poi vengono trasformate queste chiavi per il successo, ovvero i fattori, le chiavi che abbiamo, di cui abbiamo discusso, quali porte vanno a aprire e come poi effettivamente vengono riscontrate sull'andamento delle performance. Beh, negli ultimi anni, seguendo le nostre strategie, abbiamo avuto dei buonissimi rendimenti, come diceva anche il professore prima, tra il più 15 e il più 20%, quindi dal 2016 in poi, fino ad arrivare a questo 2020, che ha visto già fin qui un incremento più che discreto delle performance. Ma perché siamo arrivati ad avere questo rendimento? Perché, come detto, studiamo il campo di battaglia, cerchiamo di seguire tutti i mega trend che avvengono nel corso dei mesi e degli anni, cercando di anticipare, riuscendoci nella maggior parte delle volte, per fortuna, mi verrebbe da dire, come quest'anno abbiamo visto prima il grafico, in apertura di webinar, il grafico dell'andamento degli indici azionari americani, quel crollo che è partito da fine febbraio ed è durato oltre un mese. Beh, lì noi avevamo liquidato le nostre posizioni in acquisto e ci siamo posizionati in vendita, quindi proprio sfruttando l'onda ribassista, lì abbiamo accumulato abbastanza successo, abbastanza profitto, fin quando questa ondata non è tornata a girare al rialzo, e da lì abbiamo continuato a ricavalcare al rialzo il mercato americano per lo più. Tantissime domande: dove spostare i nostri investimenti? Beh, un occhio di riguardo sicuramente deve continuare ad esserci, l'abbiamo detto già più volte, anche soprattutto sull'equity americana più che europea, per cui cercare di trovare sempre più un riferimento su quella che è l'equity americana. E questi grafici dimostrano proprio quanto sto dicendo, ovvero esporsi in modo sempre ragionato, con della liquidità nel portafoglio, una gestione del rischio oculata, perché anche prima abbiamo risposto, chiaro, rendimenti del 15% possono portare ad un innalzamento del rischio, ma avendo una gestione oculata del patrimonio non si incorre in situazioni così rischiose. Angelo, anche qui, detto, abbiamo puntato molto sull'equity americana. Il futuro da qui alla fine dell'anno lo stiamo ancora disegnando, abbiamo detto che non abbiamo una sfera di cristallo, però tutti questi ragionamenti possono aiutarci proprio ad individuare le prossime mosse e cercare non di anticipare, perché è sempre qualcosa di sbagliato, ma di seguire, di cavalcare il trend. Ancora meglio se poi qualcuno specializzato magari fa questo per voi, vi dà una mano con sistemi semiautomatici a gestire almeno una parte in ottica di diversificazione, di decorrelazione del proprio portafoglio dai classici strumenti tradizionali come azionario e obbligazionario. Va bene, allora grazie di nuovo, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie io a tutti, chiuderei io con una raccomandazione che fa Alfredo, che dice l'importante è che chiunque si sviluppa non lo faccia a discapito delle garanzie sociali e dei diritti umani, Certo, che ci sia un equilibrio e una vera economia sostenibile. Allora io chiudiamo ricordandovi il webinar di mercoledì 6 maggio e venerdì 8 maggio, il primo sul governo dell'impresa e il processo decisionale con Gigi Guarise, e il secondo venerdì 8 maggio, sempre alle 17, con il professor Carlo Zamboni, per cercare di dare delle delucidazioni molto molto puntuali dal suo grande osservatorio sui principi e sugli obblighi delle sanificazioni ambientali in questo periodo. Professore, grazie di nuovo, grazie a Giorgio. Grazie mille, a tutti, un saluto a voi, e come sempre un piacere partecipare a questi incontri, sperando che siano di aiuto e di supporto a tutte le persone che sono state presenti. Un ringraziamento a particolare anche a Giorgio, che ha lavorato chiaramente alacremente per produrre questi numeri. Grazie, rimango a disposizione con i miei dati se volete avere ulteriori informazioni su possibilità alternative appunto di gestione. Siamo qui a disposizione. Grazie, okay. Vi auguro buona serata a tutti. Grazie di nuovo, e vi ricordo che le proiezioni di oggi, quindi le slide e le registrazioni, sono disponibili sui siti di www.qualiform.it e sulla scuola etica Leonardo. Buona serata a tutti e arrivederci a mercoledì 6. Grazie a tutti, buonasera. Arrivederci.